Allora, va bene, innanzitutto, ciao a tutti, salutiamo tutti. Io sono Marco, diciamo che sono uno degli ultimi entrati del JetLug. Il JetLug, per chi non lo conosce, è un'associazione culturale che ha come scopo fondamentale quello di condividere e utilizzare il software libero. Facciamo delle attività di divulgazione con cadenza più o meno mensile e appunto lo scopo è quello di fare e di organizzare degli incontri tematici sulle varie realtà in ambito software libero, quindi ad esempio Linux, collaborazioni con Wikimedia, con OpenStreetMap, Italian Linux Society, eccetera. Gli incontri che facciamo sono degli incontri mensili, appunto, su varie tematiche e cerchiamo appunto di sensibilizzare l'ambiente. Abbiamo partecipato anche al Linux Day e diciamo che appunto fin dal 2015, io sono diciamo recente, da periodo Covid, il LUG ha cercato appunto di sensibilizzare su queste tematiche del software libero. L'incontro di oggi appunto si divide in due parti, prima ci sarà la parte di Alain e poi la parte di Giovanni e basta, nient'altro. Passiamo direttamente la parola ad Alain. Che appunto ci illustrerà, farà tutto il discorso per poi passare la parte a Giovanni. Se vogliamo fare una pausa, noi di solito facciamo una pausa a metà mattina, quindi magari tra i due incontri, se siamo stanchi o se, Buongiorno. per staccare, ciao Enrico, se per staccare possiamo fare pausa, diciamo. Beh, Marco, ti ringrazio e ringrazio il JetLook dell'ospitalità e ringrazio Giovanni della sempre disponibilissima disponibilità. Non ho mai sentito Giovanni dire un no, lo conosco da non tantissimo, però è veramente una cara persona. E io, mentre Marco presentavi, ho provato a fare un sondaggio, quindi dovreste avere un pop-up o qualcosa di simile nella vostra schermata. È una domanda semplicissima. Fai l'informatico di professione? La risposta è sì o no. È una cosa proprio base base. Se lo vedete, provate a inviare il voto. E allora io niente, ho due tre cosine così che mi sono appuntato. Vi chiedo cortesemente se per voi fosse materia, per voi di JetLook fosse materia trita ritrita, di interrompermi immediatamente e dire: Ale, questa cosa qua l'abbiamo già sentita 10 volte, 100 volte, quindi andiamo avanti, ok? Perché io non so chi ho di fronte. Mi presento, io sono Ale Modolo, faccio parte del PNLUG, Pordenone Linux User Group, come dice la sigla stessa, siamo di Pordenone. E sono uno dei soci fondatori. Il PNLUG esiste nei fatti da una ventina d'anni e giuridicamente parlando, come registrazione, agenzia delle entrate, costituzione, eccetera, eccetera, siamo presenti dal 2012 con 15 soci fondatori. Io sono uno dei 15. Come al momento siamo un po' più di 100 iscritti, quelli che collaborano attivamente, che vediamo spesso nelle sedi. Adesso, grazie anche ad iniziative nuove, quanto il corso sullo smartphone che abbiamo fatto, in cui Giovanni ha partecipato in un'occasione per la parte dei dati sensibili trattati dagli smartphone, piuttosto che i nostri due eventi di punta, che sono la Fiera del Radioamatore ad aprile e a novembre.
il Linux Day a ottobre, come tutti quanti, normalmente abbiamo 30-40 persone sempre attive in sede. E ho nominato la Fiera Radioamatore e io lo dico a tutti i LUG, a tutti quelli che incrocio, quindi anche a voi. La fiera, noi siamo ospitati dall'ente Pordenone Fiere all'interno di Radio Amatore 1 ad aprile e Radio Amatore 2 a novembre. E il nostro stand lo definiamo Linux Arena 1 ad aprile e 2 a novembre. All'interno della Linux Arena facciamo cose e ci facciamo conoscere. Chiunque, noi ci sentiamo di dire, chiunque dei nostri cugini, fratelli, amici dei LUG avesse piacere di capire che cos'è questa cosa e magari dire, sapete che c'è, voi siete fortunati, avete questa cosa, noi non ce l'abbiamo, ci piacerebbe venire, ci piacerebbe portare un progetto, io da subito mi invito e dateci un fischio e parliamone. Questa cosa vale anche già per quest'anno, nel senso che noi la stiamo progettando, la stiamo preparando in queste settimane e abbiamo un grande spazio e siamo emozionati da un certo punto di vista e impauriti no, diciamo che siamo orgogliosi di poter gestire dei metri quadri così importanti all'interno di una fiera. Che occupa 9 padiglioni in cui entrano circa 20-25 mila persone in 2 giorni. E occupare padiglioni vuol dire occupare uno stand così grande di circa 250 metri quadri significa portare contenuti e far vedere cose. E, normalmente abbiamo avuto Italo Vignoli di Libera Italia, abbiamo avuto Maria Latini, sempre di Libera Italia. Siamo in contatto adesso con adesso mi sfuggono i nomi. Comunque abbiamo avuto gente di tutta Italia. Se anche voi foste interessati a portare un progetto e perché siete ogni LUG ha le sue particolarità, le sue sfaccettature, io vi invito da subito a contattarci, secondo me ne vale la pena. Sto cercando di collegarmi un secondo alla nostra wiki, vediamo se vi condivido da subito il monitor. Allora, scegli finestra, schermo 2, dovrebbe essere questo, perfetto. Qualcuno mi dà conferma che già lo vedete. Sì. Ok, questa è la nostra wiki. Wiki.pnlug.it, ve lo metto anche nella conversazione. Wiki.pnlug.it. All'interno della home page c'è Linux Arena 20-21 aprile 2024. Sopra queste 3 righe vi dicono: se vuoi partecipare, segui le linee guida o chiedi all'amministratore un account. Quindi ognuno autonomamente partecipa. All'interno della Linux Arena, io ho cliccato in home page, in evidenza Linux Arena. Se, come vedete, stiamo già in preparazione del Linux Day 2024. Linux Arena, qui vedete che ci sono già alcune cose inserite, il padiglione. Come vedete, ci sono già tutte queste disponibilità, installazione supporto Linux, segreteria. Vedete che c'è PNLUG, c'è ILS di Este, c'è Libera Italia, quindi Bergamo si deve ancora inserire, Venezia si deve ancora inserire. Siamo in contatto anche con Palermo, ma non credo che quest'anno riusciranno a venire. Quindi parto già con un invito. Noi abbiamo questa grossa fortuna, quindi la mettiamo a disposizione di tutti i LUG, i nostri amici che magari vorrebbero far vedere un progetto, vorrebbero far vedere qualcosa e non hanno mai avuto la disponibilità o la possibilità. Quindi parto con questo invito qua. Datemi feedback, Marco o David, ci avete mai pensato una cosa simile? Oppure anche tutti gli altri, perché immagino siete tutti di JetLook voi, giusto? Quelli che partecipano? Sì, siamo anche altri, sì. Perfetto. Quindi se vi può interessare,
c'è questa cosa qua, parto con questo invito. Va bene, grazie. Cosa facciamo? Come Lug, noi cerchiamo di, come tutti voi, di propagandare, si può dire così, il software libero. Io mi sono accorto negli anni, sono abbastanza vecchio di Lug e anche di età, e quello che sto notando nei giovani, nei ragazzi più giovani, è che si parla di software libero, ma magari manca, personalmente, ribadisco, fermatemi in qualsiasi momento, pensate che io abbia detto una cosa non corretta. Quello che stiamo notando è che, la dico male, l'ho detto al Lug di quest'anno, al nostro, ai nostri soci piace giocare con il computer, ma forse non sanno da dove arriviamo. Cioè non conoscono la nostra storia, la storia del software libero intendo, e forse non conoscono neanche nemmeno il perché il software libero è così carino o noi ci spingiamo tanto spesso contro i mulini a vento delle alternative proprietarie che ci sono in giro. Io ho preparato un giochino che è una cosa molto, molto stupidina. Adesso vi proietto una ventina di foto. Ok, tra un po' condivido lo schermo. Vi proietto una ventina di foto e nella vostra mente, o se volete munirvi di carta e penna, ok, e vi segnate questo sì, questo no, questo lo conosco, questo sì, questo no, questo sì, questo no. E può essere un punto di partenza interessante per capire se noi siamo all'interno di un Lug o ci piace il software libero, perché ce l'hanno raccontato, perché magari lo sviluppiamo, perché ci lavoriamo, oppure, boom, ah, sai, questa cosa non la sapevo, vabbè. Ok, quindi se avete un foglio di testo informatico, carta e penna, oppure una memoria molto affermata e siete pronti, io vi proietterei circa una ventina di foto, ve lo dico anche con precisione, sì, sono 16, quindi non stiamo neanche tanto, e vi appuntate le persone che pensate di conoscere, le facce che vi dicono qualcosa oppure quelle che, buh, chi è questo? Se siete pronti io procederei, io mi rifaccio sempre a David o Marco, datemi l'ok. Sì, certo, procediamo. Va bene, va bene. Ok. Vado, consenti, è troppo facile. Ok, ho finito. Allora, niente, vi invito a collegare il microfono oppure usare la chat e dirmi
più o meno quanti ne avete riconosciuti, o se avete riconosciuto qualcuno, o addirittura tutti, bravissimi nel caso. Io non li avrei riconosciuti tutti, ve lo dico subito. Due, tre, non ricordavo il nome. Luca chiede di intervenire. Dimmi, Luca. Ah, io zero, proprio neanche uno. No, dai, veramente. Ok. Giuro. Complimenti per la franchezza. La apprezzo. Ok. Qualcun altro? Dai, padroni di casa. Jetlook, David, Paolo, Raffaele. No. Ah, stavo scrivendo in chat. No, io ne ho riconosciuti sette. Vabbè, è già... Vabbè, però... Sono stato anche cattivo, di qualcuno ho messo la foto da molto giovane, non quella proprio che conoscono tutti. Ok, qualcun altro? Io 11, ma non tutti i nomi, cioè mi ricordo le facce, ma non li collego tutti ai nomi. Ok. Direi circa 7, di cui 2 come la Rob, le facce, ma non ricordo i nomi. Qualcun altro? Qui siamo a 3, ma scarso come risultato. Se qualcun altro vuole intervenire, se no facciamo... 2. Sì, Leonardo? Io ne ho qualcuno, diciamo un 50% per essere giusti, ne avrei conosciuti gli altri 50% no. Tipo questo non so chi è. Ci penserà Giovanni a dirci chi è, vero Giovanni? Ci penserà Giovanni a dirci chi è questo ragazzino. Chi era questo ragazzino? Ecco. Uno dei tre, ne ho riconosciuti tre, come scrivevo nella mia crassa ignoranza. Allora, il primo è il protagonista della conferenza. Il secondo, se non vado errato, doveva essere Bill Gates. Poi ad un certo punto sì, esatto. E poi ad un certo punto è apparso Stallman. Perfetto, c'erano, confermo. Beh, Leonardo cade in piedi, un socio pieneluga, ha visto le conferenze con Giovanni a Pordenone, quindi se non avesse riconosciuto Aaron l'avrei defenestrato subito. Almeno uno. Ok, allora... facciamo una carrellata velocissima, perché credo che sia anche un... Allora... Io sono uno che non guarda la TV, pochissimo, e se la guarda quello che gli piace, che si cerca lui. Però tendenzialmente a volte è bello, almeno personalmente mi aiuta molto, associare la storia alla faccia e a quello che ha fatto, perché è un modo, almeno nella mia memoria personale, per riuscire a entrare nel contesto di quello che sto studiando, lavorando, eccetera, eccetera. E, facciamo una carrellata velocissima. Beh, questo è Aaron Swartz, come mi ha insegnato Giovanni. Io su questo non impiego nemmeno una parola, perché ci spiegherà Giovanni poi chi era Aaron. Questo è Bill Gates. Se qualcuno, fondatore di Microsoft, e mi fermo all'informatica, voglio evitare tutto il resto che è stato detto nel Covid, va bene così. Questo è Bruce Perens, questo è uno, ho trovato questa foto che mi è piaciuta molto, vediamo se la mia webcam riesce, perfetto. Io questo ce l'ho sempre nel tavolino, vedete che è lo stesso, è uno dei fondatori dell'Open Source Initiative, cioè da dove è partito tutto a livello teorico, mettiamolo così. Poi ovviamente lui è sviluppatore, programmatore informatico, ma lui è uno di quelli che ha fatto partire l'Open Source Initiative. Eventualmente poi impieghiamo qualche minuto se volete. Questo è un libro, lo faccio vedere, è un libro anche molto molto discorsivo, in cui racconta in qualche pagina, nome per nome, la storia dell'Open Source. Linus Torvalds, Richard Stallman, Bruce Perens, che è lui, e molti, molti altri che abbiamo sentito o che non abbiamo sentito. Anche qui io non direi più di tanto, perché magari invito Giovanni poi a farne due parole. Lei è Chelsea Manning.
adesso è Chelsea Manning, prima era il, non ricordo il nome da maschio, se te lo ricordi tu Giovanni, Bradley. Bradley Manning, grazie, uno di quelli che ha scatenato il casinone dei Wikileaks, la dico male ma tanto per capirci, dopodiché Giovanni ci, se vuole ci dirà qualcosa di più. Eric Raymond, anche lui è uno dei fondatori della Open Source Initiative. Adesso qualche programmatore, se ci sono programmatori o sviluppatori fra di voi, cadrà dalla sedia. Questo è il creatore di Python, del linguaggio Python, Guido Van Rossum. No, non l'ho riconosciuto, magari. Avevo visto un'altra foto io. Allora, io ho cercato le foto più comuni, okay? Ok, di qualcuno, ho cercato le meno comuni, perché quello lì e quello lì, dopo lo vedremo, ok? Ho detto no, questo è troppo comune, lo conosce anche il bambino che è nato ieri. Sono stato un po', lui non è conosciuto, quindi ho detto cerco una foto comune, ho trovato questo. Quindi gli sviluppatori, questo è colui che vi ha dato il lavoro. Questo è Ian Murdock, o meglio, questo era Ian Murdock, Debian, il fondatore di Debian. Sapete che Debian è la crasi tra Debra, che ai tempi era la sua fidanzata, e Ian, che è lui. Ha avuto una vita complicata, è morto qualche anno fa. Se Debian esiste, ringraziamo lui. Jimmy Wales, Wikipedia. Eviterei di dire altro. Julian Assange è nella bocca di tutti, le notizie si rincorrono continuamente, anche qua eviterei, lasciare la parola a Giovanni e poi vi spiego perché alcuni personaggi li lascio a Giovanni. Lawrence Lessig, Creative Commons. Anche qui potrebbe parlarne molto Giovanni, visto che, confermami Giovanni, mi pare che tu hai avuto dei rapporti diretti con Lawrence. Io ho tradotto ho tradotto in italiano il suo primo libro, Cultura Libera, e ho fatto due conferenze con lui in Italia quando è venuto, quindi siamo rimasti in amicizia, anche se adesso, come sai, si occupa molto meno di Creative Commons e ha preso altre direzioni, si occupa di anticorruzione, soprattutto di trasparenza. Però negli anni 2000, diciamo, Lessig era sicuramente il numero uno al mondo per le tematiche relative alle nuove tecnologie, poi ha cambiato un po' rotta nella sua ricerca, però siamo ancora in contatto, insomma. Perfetto, e qui c'è un filo che lega Lawrence Lessig a Darrell Schwartz, lascio sempre la parola poi a Giovanni. Ditemi solo, c'è qualcuno di voi che non l'ha riconosciuto? Presente. Linus Torvalds. Ma perché siamo abituati alle foto da ragazzino di Linus Torvalds? Cioè, qua non è vecchissimo, dai. però... Di solito siamo abituati a vederlo, sai, ai tempi del kernel del lavoro, quando ero studente all'università, quindi... E allora, sai che c'è? Che io ho tirato fuori la foto di ragazzino di un altro personaggio, ok? Proprio per evitare la foto comune, di Linus ho trovato questo. Boh, se Linux esiste, lo ringraziamo lui. Questo è Mark Shuttleworth. Si trova spesso una foto di lui in una navicella spaziale. Se Ubuntu esiste, se Canonical esiste, Ubuntu, lui è Mark, l'ha fondata lui. Qualcuno di voi potrà essere, prima abbiamo parlato di Debian, che è la mamma un po' di tutti i vari fork e sistemi operativi. Subito dopo io colloco, non voglio metterci preferenze personali o meno, però se Linux è andato un po' in mano a tutti, ai non esperti, ai non sviluppatori, ai non sistemisti, dobbiamo ringraziare Ubuntu, almeno io personalmente lo ringrazio, poi l'ho abbandonato diversi anni fa, però io credo che abbia avuto, al di là di quello che magari uno può dire dove sta andando Canonical in questi momenti, non è questo il tema di oggi, però...
io ho cominciato con OpenSUSE nel 99 e vi dico che con l'installazione dei moduli e dei driver era un bagno di sangue, lasciamo perdere i 14 dischetti floppy da 1.44 per l'installazione di Debian testuale. Ubuntu quasi click and go, quindi mi sento di ringraziarlo. Anche questo è uno di quelli che probabilmente quasi nessuno non ha riconosciuto, a parte Luca che abbiamo detto che... Ok. No, in realtà le immagini qualche volta mi sono apparse davanti, ma preferisco leggere. No, ci sta. No. È un mio esercizio personale che mi piace leggere, sentire i nomi e vedere le foto, così riesco un attimo a memorizzarla meglio. Lui è Richard Stallman. E, come abbiamo detto che Linux esiste grazie a lui, perché ha fatto il kernel, la cultura Linux esiste grazie a lui. Infatti, se lui fosse qua adesso mi avrebbe riempito di mazzate perché non ho ancora citato l'acronimo GNU Linux, perché come sappiamo un po' tutti... C'è Linux, che è il kernel, e c'è GNU Linux, che integra tutta la filosofia. Noi conosciamo un po' tutti Richard Stallman, magari non conoscevamo le foto di Harry Diamond o Bruce Perens, che fanno comunque parte del suo gruppo di lavoro e dell'Open Source Initiative. Questa è una foto da giovane, non ho messo quella che conoscono ormai tutti quando se n'è andato all'altro mondo. Questo è quando lui ha fondato la Apple. Lui è Steve Jobs. Quanti l'hanno riconosciuto da giovane? Un po' tutti? Forse io come penso Steve di Jobs. Sì. Ovviamente no, si ricorda le ultime foto, non da quando era un ragazzino con i capelli lunghi anni 80. Se vai, non sono riuscito a captare chi stesse parlando, ma se vai a vedere il film che hanno fatto su di lui o molti documentari d'epoca, lo vedete così. Quello l'omino con gli occhi, con gli occhialini tondi e il collo alto, il dolce vita, quello che è degli ultimi tempi. L'Apple all'inizio era così, anche con la faccia abbastanza, io so, almeno questo è quello che da trasparire a me, magari sono... Questo chi lo conosce? Wozniak. Perché l'hai letto sopra? No, perché lo conosco, mi piace la storia dell'informatica e anch'io vado a spulciare ogni tanto, guardo chi sono gli attori principali, e lui era la parte più tecnica, Jobs era quello più commerciale, che andava un po' più all'attacco, però dietro per l'architettura e le tecnologie Wozniak è stato anche lui un precursore dei tempi e insomma ha visto lungo. Quindi... Era quello legato all'IBM, giusto? Che è riuscito a staccarsi per fare poi la Apple? No, all'Atari. Lui lavorava con Atari, collaborava soprattutto con i videogiochi e creava Blue Box tendenzialmente, quindi era la parte più tecnica. Tra l'altro è finito a fare Ballando con le Stelle negli Stati Uniti, non so se lo sapete, quindi è diventato una star televisiva. E poi ha fatto, se non sbaglio, le Olimpiadi di Segway. Avete presente quello sport, insomma, stranissimo con quegli... ed è diventato un VIP negli Stati Uniti ed era un po' l'hacker dei due, giustamente come diceva prima. Lui era quello che veniva dal mondo delle blue box per ingannare le compagnie telefoniche, le costruiva proprio, e poi è uscito prestissimo, vi ricordate, da Apple, dove ha mantenuto delle azioni, ovviamente, però ha lasciato poi tutto a Jobs. Però era il vero hacker dei due, secondo me, come competenze. Giovanni, mi stai dicendo che con la sua mole lui fa le Olimpiadi di Segway e balla? Perché non è proprio magrolino. Che faccio una googolata veloce, però mi sembrava di ricordare proprio che avesse fatto addirittura le Olimpiadi, comunque dei campionati importanti. Mamma mia, okay. Ha una mole importante. E anche una faccia simpatica, almeno a me è sempre stato simpatico. Andiamo con l'ultimo. Allora, io ho già il mouse pronto sui bottoni. Chi non l'ha riconosciuto, io adesso lo butterò fuori da questa chat. No, aiuto. Scherzo. Prepariamoci. Chi è lui?
Dovrebbe essere Berners-Lee, fondatore del web. Leonardo, hai parlato tu? No, Enrico. Enrico, grande Enrico. Quanti altri l'hanno riconosciuto? Io no, perché me lo ricordavo più ciccioso. Questa è una via di mezzo. Questa dovrebbe essere la foto a cui ai tempi è diventato Sir, baronetto d'Inghilterra. Boh, detta male, se noi oggi siamo in chat e ci stiamo parlando a distanza di centinaia di chilometri uno dall'altro, lo dobbiamo a lui. E lo dobbiamo al fatto che non si è, adesso non fatemi le pulci su quello che dico, ok? Io tendenzialmente sono abituato a parlare in maniera molto franca. Rispetto ad altri non si è arricchito, o comunque non è diventato sfondato di soldi, donando quello che ha fatto, ovvero i primi protocolli per il web, in modalità open source, software libero, e a differenza magari di altri. Non ho messo, ecco, ho finito le foto, non ho messo ad esempio il signor Tesla oggi, non mi andava. L'ho citato, ma non mi, è... non mi andava di metterlo. Alen, se posso, per amor di verità, volevo dirvi che Wozniak ha fatto il campionato mondiale di Segway Polo, si chiama, che è questo polo nato nella Silicon Valley, non con i cavalli ovviamente, ma con i Segway. E ho scoperto che però anche il campionato mondiale l'ha creato lui, tanto che si chiama Woz World Champion. Quindi si è creato il campionato mondiale e poi dopo ha partecipato come... col Segway Polo, però vi confermo che mi ricordavo bene, insomma, circa le sue attitudini sportive anche. Grazie, grazie Giovanni. Bene, qualcuno ha delle osservazioni da fare su quello che ci siamo detti fino adesso? Avete scoperto persone nuove che non conoscevate, a parte il fatto semplicemente di riconoscere una foto, questa è una cosa molto... Io pensavo mettessi anche Dennis Ricci, che è il padre del C. Allora, ci ho pensato, potevo a quel punto... Però hai messo quello di Python, che io hai ragione. Che io non ho riconosciuto. Avremmo potuto mettere, stavo mettendo anche il padre, adesso non ricordo il nome, di Perl, dell'HTML. Poi alla fine, vi dico la verità, è una cosa che volevo fare da un po', l'ho fatta ieri sera alle 11:30, oggi è il mio ultimo giorno di ferie, quindi l'ho fatta un po' in velocità, sicuramente, disclaimer, ne mancano tantissimi di questi. Quindi preferisci Python a C? No, semplicemente quello che ti... No, semplicemente, David, sto parlando con te. No, sono Marco. Marco, ok. Semplicemente, quello che ti dicevo prima, ogni lug ha le sue sfaccettature. A Pordenone, il mio tesoriere, Claudio, è uno sviluppatore di Python e ci fa sempre una testa tanta su Python, quindi okay. Bom, 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 bom. Non abbiamo sviluppatori in C, che insomma, anche Linus stesso dovrebbe ringraziare se poi è riuscito a sviluppare, anche se tecnicamente il kernel Linux è in C++, però giustamente, come vedete, poi siamo un po' tutti legati, tutta una ragnatela. Io adesso mi fermerei un attimo, non perché ho finito, ma perché su questo primo introduzione ci sono delle persone che io non ho voluto spiegare più di tanto, perché sono quelli che adesso stiamo vedendo per il Linux Day 2024, se riusciremo a concretizzare il tutto. Con Giovanni ci siamo parlati qualche settimana fa e lui diceva, sai Alen, che c'è? Che potremmo parlare degli hacker activist, degli attivisti hacker a Pordenone, fare degli workshop, eccetera. Fra tutte le foto c'erano alcuni attivisti hacker, sicuramente non tutti quelli di cui si occupa Giovanni, e vorrei darti la parola, Giovanni, se vuoi, mentre parli, io eventualmente posso ripubblicare la foto, così
se vuoi fare qualche parola, qualche introduzione su che cos'è l'attivismo hacker o l'attivismo. Sì, no, volentieri. Intanto grazie per l'invito. Io da anni partecipo, come diceva Len, con molto piacere agli interventi e agli eventi LUG. Io sono professore all'Università di Milano, mi occupo da 22 anni in Università di Milano di criminalità informatica, tendenzialmente investigazioni digitali e informatica giuridica. Vengo dall'Emilia, quindi sono di Castelfranco Emilia, ho studiato a Modena, ho fatto giurisprudenza a Modena, poi un dottorato a Bologna in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie. Quei personaggi di cui parla Alain sono strettamente collegati, anche l'attivismo è strettamente collegato al mondo del software libero, come sapete. Vi voglio fare una piccola linea del tempo, soprattutto per voi un po' più giovani che non avete vissuto, insomma, i primi anni di arrivo del software libero, che vi faccia capire il senso di attivismo anche e di impegno sociale molto spesso legato a questo tipo di software. Allora, dovete sapere che gli anni critici tendenzialmente sono quelli di metà degli anni 90, più o meno. La mia vita legata ai computer nasce nel 1984, io avevo 14 anni nel 1984, è l'anno in cui in Italia arrivano i computer personal finalmente, cioè i computer costosissimi escono dai grandi laboratori, dai centri di ricerca e arrivano nelle case delle persone. E allora mi ricordo che la scelta era abbastanza obbligata, dovevate scegliere tra Commodore e Spectrum tendenzialmente, e Sinclair, che tra l'altro c'era anche una sorta, come sapete, di competizione l'americano versus l'inglese, no? Il computer più serio con i tastini in gomma, lo Spectrum contro i Commodore, che avevano un po' l'impressione un po' più da computer. E io presi la direzione dei Commodore e cominciai a frequentare dei gruppi di programmatori, anche gruppi hacker nel modenese. A Modena c'era una vecchia BBS che si chiamava Speed of Life, che le BBS erano, sapete, l'antesignano di internet, no? Ci si collegava con la linea telefonica e c'era un volontario che gestiva soprattutto di sera e di notte, perché usava la linea telefonica di casa, e dove caricava programmi o si comunicava con modalità molto, molto brutali, ripensando a oggi. E fino ai 18 anni frequento questi gruppi legati alla Commodore, poi arriverà il Commodore Amiga, che il Commodore Amiga fu per noi, rispetto al passaggio del Commodore 64, un passaggio epocale, perché Amiga ha ancora delle caratteristiche che sono, insomma, che sono avanzate oggi. Poi arrivò al mondo degli IBM compatibili, come sapete, 286, 386, e lì cambia un po' anche il mercato. In quel periodo io mi iscrissi a giurisprudenza e a Modena in via Campi c'era la facoltà di ingegneria, e mi ricordo come se fosse ieri che verso il 1995-1996 cominciano ad arrivare distribuzioni di software libero, di GNU Linux, che cominciavano ad essere un po' umane anche per noi giuristi. Umane, come diceva Len prima, significava avere un motivo anche tecnico per installarle, cioè che fossero semplici da installare. Io avevo un computer molto particolare, me lo ricordo ancora, era un Sony SR11K, mi ricordo ancora il modello, l'avevo preso perché era carino, era piccolo, ma era complicatissimo nella gestione dei driver. Mi ricordo che tra il 95 e il 96, e vado a memoria, ma l'occasione la mattina con voi serve anche per un po' di nostalgia, secondo me, arrivò la Slackware, soprattutto se vi ricordate nel 1996 arrivò la Slackware, che aveva tre caratteristiche, era finalmente su CD, cioè due CD e non c'erano più tutti i dischetti di cui parlava Len, aveva il kernel 2.0, ma soprattutto anche in un'ottica di derisione, di goliardia, l'avevano chiamata la Slack 96, perché era il periodo di Windows 95 tendenzialmente. Io mi ricordo che andai a comprare i due CD nella biblioteca del campus tecnologico di Modena e non riuscì ovviamente a installarla, perché la Slackware era, quando vide il mio computer, i driver che aveva, la Sony aveva delle cose incredibili, tipo una rotellina che aveva solo lei, praticamente fu un acquisto inutile. Per cui noi, diciamo, non tecnici, che abbiamo necessità di un sistema operativo che immediatamente ci renda operativi, abbiamo conosciuto il software libero, come voi immaginate, quando sono cominciate ad arrivare delle distribuzioni un po' più umane nell'installazione. Cioè noi abbiamo dovuto saltare tendenzialmente il mondo Debian un po', il mondo Slackware,
ma mi ricordo che il cambio di vita fu le prime versioni della Suse. La Suse, io ho ancora a casa la confezione verde e bianca dei primi dell'Open Suse, delle prime versioni. La Suse aveva questa caratteristica che quando ancora era sviluppata in Germania, prima dei vari acquisti, che niente, si installava al primo colpo, comunque aveva un riconoscimento di hardware e incredibile. Questo ci porta, anche noi giuristi, cioè noi tecnici, ad avvicinarci al mondo del software libero un po' più in ritardo rispetto ai vostri referenti, anche più anziani, dicendo in modo simpatico. E per cui per noi si comincia a parlare di software libero come uno strumento realmente utilizzabile. Realmente utilizzabile vuol dire che non devi passare 3 settimane soltanto per installare il driver di una scheda video, ma per essere immediatamente operativi più o meno una ventina di anni fa, nel 2000 tendenzialmente. Io nel 2000 inizio ad analizzare quel lato di attivismo di cui vi parlava Alain e comincio a invitare, io ero a Bologna, alle mie conferenze un po' di personaggi che stavano alimentando la parte politica e giuridica del software libero, e questi personaggi li conosco personalmente, me li porto in giro, ci vediamo per conferenze, e i primi che conosco sono quattro, sono Richard Stallman, Lawrence Lessig, Bruce Perens e Ben Moglen, e vi parlo un attimo di questi quattro che secondo me hanno plasmato un po' l'idea di attivismo, cui si lega anche Aaron Swartz. Allora, vabbè, Richard Stallman lo conoscete di fama, io l'ho conosciuto 25 anni fa ormai, lo invitai due volte a una mia conferenza a Bologna. Richard Stallman era considerato l'artefice dell'intero movimento del software libero, nonostante lui ci tenesse, guardate, era lui il primo a specificare che il suo progetto finale fosse un'unione, anche per un colpo di fortuna, diceva lui, del suo sistema, dell'architettura che stava sviluppando di software libero con le attività di questo studente norvegese, Linus Torvalds, che aveva completato il kernel, perché se vi ricordate Richard Stallman aveva preparato l'editor, aveva preparato diversi programmi, ma lui era fermo per la creazione di un kernel. E quindi lui ci teneva a dire che questa fusione tra Linus Torvalds e l'attività di quella che diventerà la Free Software Foundation andava definito GNU Linux. E Stallman era un personaggio, è un po' che non lo vedo, ha fatto una conferenza bellissima ai nostri studenti quando è venuto a Bologna, ha spiegato le varie libertà del software libero, ha raccontato l'episodio per cui alla fine questa sua vocazione per creare il software libero gli fu data da un errore di una stampante. Lui era nel laboratorio di intelligenza artificiale dell'MIT, si era seccato perché tutti mandavano in stampa i documenti in una stampante condivisa, ma quando finiva la carta la stampante non avvertiva gli utenti che era finita la carta, quindi lui si ritrovava sempre con la stampante bloccata. Vuole entrare nel software della stampante, mi sembra di ricordare che fosse un HP allora, e il software era chiuso, cioè le società cominciavano a produrre software proprietario cui non potevi accedere. Mi pare fosse una Xerox. Una Xerox può essere, cui non potevi accedere, e lui disse no, io voglio che il software sia libero. Se io voglio creare un piccolo upgrade a questo software che mandi un banner a ogni utente dicendo devi cambiare la carta, lo voglio fare. Da lì la sua motivazione. Sapete che Richard Stallman è stato molto criticato ai tempi per la sua posizione nel software libero, per questo approccio molto puro, no? Molto, molto rigido, molto rigoroso, che però ha creato un movimento importantissimo che poi ha dato origine al software libero. Bruce Perens, che Alain citava prima, non andava molto d'accordo con Stallman, anzi in alcune occasioni sono arrivati anche, non dico alle mani, ma perché Bruce Perens ha avuto quest'idea che il movimento open source, cioè del codice aperto, potesse avere anche un risvolto commerciale. Ossia ha detto, benissimo il software libero, ma perché non creare un sistema imprenditoriale e commerciale simile a quello di Microsoft? Nel senso che si mette a disposizione il software libero e il codice libero, ma non muore nessuno se una società si fa pagare le consulenze per personalizzare il codice, per migliorare il prodotto, e non muore nessuno se le copie sono vendute, scaricabili gratuitamente, ma anche vendute con manualistica e assistenza. Quindi il merito di Bruce Perens è stato quello di cercare di spostare l'idea di software libero nata in un ambiente più o meno amatoriale a livello commerciale.
Ecco perché si è creata una prima frizione. Ancora adesso, sapete, si parla di movimento del software libero e movimento dell'open source come un po' in contrasto. La terza persona di cui volevo parlare, poi vado in chiusura, è Ben Moglen. Allora, forse non lo sapete, ma Stallman, quando ebbe la sua idea del software libero, aveva bisogno di un avvocato, perché degli avvocati c'è sempre bisogno, fidatevi. Aveva bisogno di un avvocato e conobbe questo Eben Moglen, avvocato smanettone, un po' appassionato di informatica, e gli chiese: mi prepari la licenza. La licenza, sapete, è il contratto, è il documento giuridico che vi dice come potete usare questo software. Gli dice: mi prepari per favore la licenza che sarà la base dell'intero mio mondo del software libero. E Moglen si mette a scrivere la GPL, che avrete sentito tante volte, che è la General Public License. Quindi il movimento del software libero, come sapete, nasce da un insieme di cose: un momento politico, una ribellione al software proprietario, l'intervento di un avvocato che prepara una licenza che garantisse un'ampia libertà. Però ricordatevi una cosa: è sempre una licenza, cioè un contratto. Quindi voi potete violare le regole di licenza di un software libero. Quindi questa è stata un po' la prima confusione, no? Che magari c'è fino a oggi. Quando sentiamo parlare di software libero, noi pensiamo che il software libero sia veramente libero. Ma se ci pensate, un software libero è un software che abbia una licenza che vi dica: fate quello che volete. Quella è la libertà, no? Fate quello che volete. Prendete il software e ci fate quello che vi pare. Noterete che nelle licenze di software libero ci sono dei limiti. Si può violare la licenza di software libero. Pensate ad esempio al prendere un software libero e farne un software proprietario, cioè chiuderlo, interrompere la catena, cioè non condividerlo allo stesso modo. Quindi prestate attenzione, perché l'idea di software libero è comunque all'interno di un contratto, cioè del diritto d'autore. La quarta persona che ho, quindi Stallman, Bruce Perens, Eben Moglen, è stato Lawrence Lessig, di cui parlavamo prima. Lawrence Lessig, io ho partecipato agli inizi alla creazione del progetto Creative Commons. Lessig è partito da Creative Commons pensando al software libero e parlando con Stallman, però voleva fare una licenza simile, non per il software, perché per il software c'era già la GPL, quindi Creative Commons applicato al software non ha molto senso. Lo voleva fare perché negli anni 2000, vi ricorderete, cominciavano a nascere i contenuti prodotti dagli utenti, cioè contenuti prodotti, valore che veniva generato in rete. E Lessig dice: perché non prevedere una licenza simile a quella del software libero per i contenuti, l'audio, il video? E ha creato Creative Commons. E anche Creative Commons, che è un po' un clone, dopo se volete ne parliamo, della GPL, ha cambiato il mondo dei contenuti. L'attivismo di oggi, quello legato ad Assange, quello legato a Chelsea Manning, quello legato ad Aaron Swartz, ha un legame a doppio filo con la storia del software libero. Quindi il bello del software libero non è soltanto la comodità che voi conoscete, la possibilità di personalizzarlo, anche il piacere di perdere le ore per risolvere problemi. Sappiate che il software libero è legato a una storia di civiltà politica, giuridica, e legata a delle persone importanti. Ovviamente ha alimentato nel corso degli anni la competizione e la concorrenza con Microsoft, come sapete, perché Microsoft viene visto come, fin dall'origine, il contrario del software libero, ossia la chiusura. Io, per correttezza, parlo ai Linux User Group praticamente da fine degli anni 90, e Alan sa che non appena mi arriva un invito da un Linux User Group mollo tutto e faccio in modo di esserci, perché io sono nato e le ore passate da giurista, e quindi immaginatevi le mie difficoltà per installare Linux, me le ricordo ancora. Io però, per correttezza, vi dico che con i miei studenti, fin dagli inizi, li ho lasciati liberi. Ossia, nelle mie lezioni, nei miei laboratori, io presento sempre tutti i sistemi operativi, perché io opero in un ambito che è quello del pubblico, del mondo dei tribunali, del diritto, della relazione con gli uffici, dove il concentrarsi soltanto sul software libero può in tantissimi casi impedirvi di relazionarvi con l'amministrazione pubblica, ma lo sapete meglio di me. Perché l'amministrazione pubblica, non solo per il monopolio di Microsoft, non è pronta, non ha driver e non ha software. Quindi io al mio studente o alla mia studentessa le dico: guarda, usali tutti, tieni un computer magari anche un po' più vecchio che non usi da tanto e provati le distribuzioni Linux,
E come diceva Len prima, ci ha cambiato la vita l'arrivo di Ubuntu, ma già l'arrivo di distribuzioni con delle interfacce grafiche un po' più semplici, ma anche di distribuzioni molto leggere che possono rendere vivi di nuovo vecchi computer. Insegno ovviamente Windows e tutto il mondo Windows e insegno il mondo Mac, perché oggi nell'ambito mio, che è umanistico, giuridico, pubblica amministrazione, sono i tre sistemi operativi più utilizzati. Quindi libertà secondo me vuole anche dire fare in modo che l'utente sia al centro, cioè che l'utente abbia veramente lo strumento informatico che utilizza. E questo è quello che lega, ripasso la parola ad Alain, il mondo del software libero al mondo dell'attivismo, perché come immaginate le liti che ci sono state in questo ambiente, anche sulle news, sulle mailing list, tra i vari gruppi, anche gruppi di software libero sono state delle liti, sono finite in tribunale a volte, perché quando poi ci sono anche magari interessi economici, ma anche molto principio, gli animi si scaldano. Ecco, per i più giovani di voi, sappiate che quando usate un software libero, c'è dietro una storia, ed è una storia fatta di un'idea rivoluzionaria economica, cioè di contrapporsi al software proprietario, un'idea di libertà, un'idea giuridica, cioè di rimanere comunque all'interno della legge, all'interno del diritto d'autore, e quindi va rispettata questa licenza, e anche un'idea di trasparenza, di attivismo. E se interpretato in questo modo, il software libero oggi mantiene quel fascino che aveva agli inizi. Non è soltanto una distribuzione, ma ci sono persone che hanno dato la vita e hanno fatto tanta attività per arrivare al punto di oggi. Poi se volete approfondire qualche curiosità sui tempi passati, soprattutto per chi di voi è una generazione, magari quella dei miei studenti, ne parliamo con molto piacere. Grazie Giovanni. Prego. Lascio spazio a qualcuno. Adesso vedo che la banda mi sta abbandonando, come sempre dopo un po'. Vabbè, eventualmente fatemi un segnale se c'è qualcosa che non va. Lascio spazio a qualcuno se vuole parlare con Giovanni, se vuole intervenire su quello che ha detto, se no io vado avanti. In chat nel frattempo vedo Mo, si firma Mo. No, io non uso Google, uso DuckDuckGo, come avrei visto prima. Open source uguale software libero? No, ne ha già accennato un pochino Giovanni. Io ho mandato in chat un articolo abbastanza recente, scritto in italiano, poi se volete in inglese c'è Il Mondo, anche in italiano c'è Il Mondo. Ho trovato questo molto molto compatto, una lettura di 5-8 minuti, in cui in maniera, ovviamente quando si va al si stringe tanto, si perdono le cose nelle sintesi. I vecchi che conoscono il Bignami o Bignamini sanno che si studiava lì, poi se il professore voleva fregarti ti chiedeva qualcosa che nel Bignami non era compreso. Però in quell'articolo lì c'è molto. Mo vorrebbe intervenire, eccomi. Vai Mo. Mo hai alzato la manina, se vuoi parlare, non ti sento. Anche Enrico ha alzato la mano, quindi do la parola anche a Enrico. Mo o Enrico, attivate pure il microfono. No, io non ho alzato la mano, Enrico. Vedo una mano libera, boh, adesso vediamo se riesco a buttarla giù. Ok. Mo non interviene, eventualmente... Mo, prendi la parola quando riesci a intervenire. Non so se mi sentite. Sì, adesso sì. Ciao. Buongiorno. Allora, non parlo bene l'italiano. Posso intervenire grazie al professore, molto chiaro, molto interessante. Vorrei solo dire che, secondo me, per attirare le giovani generazioni, quelli che sono più giovani di noi, verso il software libero, bisognerebbe parlare più di etica, di libertà numerica, informatica, più che di software particolari da installare, perché dopo un po', cioè, penso che di software che rispondono ai nostri bisogni ce n'è più di cui abbiamo bisogno, ce n'è a volontà, ma per attirare le persone bisogna parlare di filosofia del software libero. È la mia opinione.
Intervieni sì, io... Giovanni, vado io? Boh, dì la tua esperienza, poi io dico la mia. Da allora, io sono perfettamente d'accordo, però vi descrivo una situazione concreta, perché poi dobbiamo essere un po' concreti. Allora, io insegno all'Università di Milano, come vi dicevo. All'Università di Milano noi abbiamo quasi 100.000 studenti, 80.000 studenti. Io a giurisprudenza ne ho ogni anno quasi 2.500. Sapete che quando c'è stata la pandemia noi abbiamo dovuto chiudere l'Università di Milano e tutti gli studenti si collegavano da casa e abbiamo preparato al volo, noi non siamo un'università telematica, la didattica a distanza. Sapete che cosa abbiamo scoperto? Che a giurisprudenza i miei 2.500 studenti ogni anno non avevano un computer portatile, non avevano un computer a casa. Sono generazioni nate con lo smartphone o il tablet. Noi siamo andati in didattica a distanza senza che i nostri studenti a casa ci hanno scritto il giorno dopo e ci hanno detto: scusate, ma come facciamo a collegarci alle vostre attività? L'Università di Milano ha dovuto comprare 2.500 computer portatili che abbiamo dato in comodato d'uso ai nostri studenti per renderli operativi. Quindi è vero che l'idea di software libero è anche libertà, ma oggi abbiamo un utilizzo in ambito umanistico, io conosco, poi non so, voi ovviamente venite da un ambito tecnico, magari il computer portatile è la prima cosa che chiedete in regalo, no? Quando vi devono fare un regalo, ma c'è un mondo dove di una generazione di adesso, che non è come 20 anni fa, quando l'idea di montarsi il computer, averlo in casa, il computer fisso, il portatile, era un obiettivo che ti portava a conoscere le macchine. Oggi abbiamo intere generazioni che non comprano i computer portatili, non hanno il computer in casa, ma vivono su tablet e smartphone. Ecco perché molto spesso è difficile cercare di far comprendere la storia, perché la storia del software libero, se ci pensate, passa dalle schede video, dai driver, dalla creazione del computer, dall'avere almeno un computer portatile su cui provare a fare le installazioni. Questo fatto dei portatili che abbiamo dovuto comprare mi ha stupito tantissimo, perché noi eravamo convinti che da casa almeno un computer in famiglia ci fosse, generazioni intere che hanno lo smartphone e il tablet. Quindi è vero che dobbiamo puntare sul software libero come libertà, come trasparenza, come opposizione all'aspetto commerciale, ma dobbiamo anche puntare sul fatto che in concreto molti utenti hanno bisogno immediatamente di qualche cosa da utilizzare, e questo è un quadro. Noi siamo portati ad analizzare il quadro. Cosa succede? Un allarme? Noi siamo abituati a un quadro che è quello della nostra generazione, di come siamo partiti noi, che poi nel concreto lo troviamo molto molto differente. Questo è il motivo per cui è importante anche l'attività dei Linux User Group, secondo me, per questo motivo, perché portano avanti un'idea dell'informatica e dell'uso degli strumenti che nelle giovani generazioni, tranne nella facoltà di informatica. Io ad esempio ho un corso anche a informatica, cioè 150 studenti, i miei studenti di informatica a Milano ovviamente hanno il computer portatile o hanno due computer da quando avevano 14 anni, ma quello è. Invece l'ambito, diciamo, di chi si relaziona col pubblico, con gli uffici, è un ambito diverso da quello di quando abbiamo iniziato noi. E questo è un quadro da tenere presente, secondo me, che rende molto difficile il risolvere questo problema. Giovanni, mi aggancio. Luca, ho visto la tua mano alzata, se puoi attendere un attimo che mi aggancio a quello che diceva Giovanni, e rispondo anche a Mo. Uso una frase ai tempi di Mai di Regoldi, una quindicina d'anni fa: sono completamente d'accordo a metà col mister. Mo, sono d'accordo a metà con quello che dici tu, nel senso che ci sono varie sfaccettature. Parto da quello che diceva Giovanni. Io ho dei numeri, per esperienza, ovviamente molto, molto, molto più piccoli. Però ai tempi della pandemia noi abbiamo la fortuna, qua in zona, che uno dei nostri sysadmin e uno dei nostri, scusate, soci fondatori di PNLUG, l'attuale tech, quello che si occupa delle macchine, eccetera, è amministratore di sistema di un'azienda abbastanza grossa. E da quando io lo conosco, i piani di ammortamento finiti per quei PC destinati alla discarica sono migliaia.
e d'accordo ovviamente con l'azienda e con lui, li abbiamo recuperati e li abbiamo donati centinaia e centinaia a varie scuole diverse. Gli ultimi 43 sono finiti a una cinquantina di chilometri da qua nel Veneto, molti nel mio paese. E ai tempi del Covid una trentina sono finiti a una scuola della provincia di Pordenone che ha circa 400 studenti. In quel momento il preside mi chiamò e mi disse: Alain, abbiamo un problema. Avete qualche PC, avete qualche modo di darci una mano, eccetera? E Giovanni diceva che molti studenti non hanno il PC. Di questi 400 studenti, 17, che è un numero quasi irrisorio, ma adesso capite l'importanza anche di fosse uno solo, ai tempi della pandemia, quindi scuola online, 17 studenti non avevano alcun dispositivo per connettersi in rete. E non parlo di PC, non parlo di tablet e non parlo di smartphone. Nemmeno il Commodore, ok? Non avevano un dispositivo elettronico informatico per connettersi in rete. Abbiamo recuperato, ecco l'importanza dei LUG, abbiamo recuperato questi diverse decine di PC, alcuni sono rimasti a scuola, altri sono andati direttamente nelle case di questi 17 studenti. Abbiamo fatto una cosa molto veloce, in due di noi, io e un altro ragazzo, installato con un professore della scuola, installato Linux Mint, la prima distro veloce, user friendly, facilissima da buttare su. Anzi, quella volta forse ho installato Sodi Linux, mi pare, ma non ha importanza, comunque una cosa molto semplice, e i ragazzi da oggi a domani con un PC donato, gratuito e col software libero sono riusciti a fare la didattica a distanza. E, mo parlavi della teoria, io sono, come vedi, l'impostazione che ho dato quantomeno inizialmente oggi è stata molto teorica, è stata molto religiosa nell'ampio spettro del significato della parola religione, nel senso che qualcuno la definisce la religione del software libero, ognuno la veda come vuole. Ho dato quel taglio lì. E ultimamente molti giovani noi li abbiamo agganciati invece tramite il software, nonostante ad esempio il Linux Day del 2023 fosse stato un Linux Day molto filosofico, perché abbiamo portato uno spettacolo teatrale su Aaron Swartz, bravissimo Giovanni che ci tiene ancora sulle spine senza dubitare ancora i personaggi di cui sopra, di cui abbiamo parlato prima, e abbiamo portato uno spettacolo teatrale di un'attrice, Francesca Motti, che a livello teatrale ci spiegava un attimo la storia di Aaron. Molti studenti però li abbiamo agganciati con il software, ad esempio sempre la scuola di qui sopra, di cui vi parlavo prima, è una scuola che si occupa di grafica, di architettura, un liceo, oh mio Dio, l'ha fatto anche mio figlio, non mi viene il nome, è il liceo artistico, scusate, e tanti di loro li abbiamo agganciati perché usano entrambi la suite, la piattaforma Adobe, e hanno conosciuto Blender. Uno dei nostri soci è uno sviluppatore a tutto tondo, un creatore di contenuti, Michele Canova, che si occupa di Blender, lavora esclusivamente con software libero, ha una macchina, una workstation portatile, una cosa da mille e una notte, che è un portatile ma pesa 2,5 kg, tanto per capirci, solo la RAM, solo la scheda video a 24 giga di RAM dedicati, e però usa solo software libero, sviluppa in Blender, una volta ogni due settimane, una volta alla settimana all'inizio veniva giù dall'Emilia, da Guastalla, veniva a Pordenone e faceva la lezione come PCTO, quindi alternanza scuola-lavoro, agli studenti con Blender. Quindi tanti li abbiamo agganciati con la teoria, molti li abbiamo agganciati con il software, con questo particolare software. Posso dire una precisazione? Perdona, mi sono interrotto. Ma hai parlato? Con chi parlo? Sono Walter, buongiorno. Buongiorno. Ciao Walter. Che purtroppo ha l'età del professore anche qualche anno in più. Infatti siamo quelli che abbiamo toccato lo ZX81. Occhio che io,
Occhio che io e Giovanni abbiamo un anno di differenza. io ne ho qualcuno in più. Siamo più vecchi noi. Diciamo che nell'84 ero già maggiorenne da un pochino. Comunque, vabbè. No, la domanda che mi incuriosiva, hai parlato prima di procurarsi dei computer per fare il collegamento durante la pandemia, per persone che non avevano neanche il computer. Il professore ha detto, se non sbaglio, avevano un cellulare ma non avevano un computer a casa, e questo qui lo capisco perché i giovani ormai sono legati a queste cose. Ma una volta che gli hai dato anche un computer, il vero problema poi è come collegarlo in rete, perché se uno non ha un telefono a casa, non ha un computer, non ci avrà neanche una rete. Come avete risolto? È una curiosità che mi è venuta in mente mentre stavi parlando. A te, Elena. No. Allora, tendenzialmente e stranamente avevano tutti la connessione Wi-Fi a casa, tendenzialmente, perché Fastweb, qui soprattutto in Lombardia, come potete immaginare, Fastweb o TIN, quindi avevano la connessione Wi-Fi, ma anche i dipendenti, per dire. E noi semplicemente abbiamo fornito dei computer portatili che avessero la potenza necessaria per gestire Teams. La mia università non aveva degli accordi specifici con produttori di software, quindi nei primi tempi si usava un po' alternativamente Teams, Zoom, GoToMeeting, tutti facevano le prove, quindi un computer sufficientemente potente, e a tutti i dipendenti, come potete immaginare, abbiamo dato una VPN, perché dal punto di vista di sicurezza, io sono anche nel comitato Cyber Security dell'Università di Milano, l'idea che tutti cominciassero a collegarsi dall'esterno, soprattutto agli applicativi o ai siti, diciamo per studenti e per dipendenti, abbiamo subito messo a disposizione una VPN. Però stranamente, come dicevi tu, abbiamo notato che non avevano un computer ma la rete Wi-Fi dove ci collegano le console per videogiochi, prima cosa, lo smartphone e qualche tablet, ce l'avevano tranquillamente. Ho notato un'altra cosa: forse si sarebbe potuto, più che comprare 2000 e passa portatili, forse si sarebbe potuto pensare a dei sistemi di didattica a distanza che fossero fruibili dallo smartphone o dal tablet, cioè con strumenti particolarmente leggeri, oggi un tablet. Però lì avevamo poi il problema della salute degli studenti, e quindi dell'idea di far passare ore a guardare un cellulare o un tablet. Però stranamente l'infrastruttura Wi-Fi cui collegarsi, che fosse loro di un vicino di appartamento, come a volte fanno i miei studenti, come sapete, ce l'avevano. Non avevano mai visto in vita loro un computer portatile. Io mi ricordo, feci le rate per comprare, c'era la catena computer discount, allora torniamo al momento memoria, no? Io mi ricordo che feci le rate per comprarmi un Sony Vaio allora, perché compiuti 18 anni l'idea di avere il primo computer portatile era un sogno. Adesso non ci pensano, al massimo un tablet con una tastiera Bluetooth se devono scrivere qualche cosa. Ma ve ne dico un'altra: i miei studenti di quest'anno, che ho notato proprio in quest'anno, non hanno più neanche l'idea non solo di computer ma di software da installare, lavorano soltanto sul cloud, soprattutto con la suite di Google. E mi ha scritto una studentessa ieri dicendo: professore, ma lei ha fatto vedere il maiuscoletto come carattere in Word per scrivere la bibliografia delle tesi, dove trovo online, cioè nel software online, il maiuscoletto? E lì ho capito che loro stanno perdendo anche l'idea non solo del computer fisico ma del software da installare, perché sono attirati pian piano verso tutto in cloud. Quindi ormai per loro è la suite di Google dove scrivono, fanno i fogli elettronici, dialogano, scrivono. E anche questo secondo me è significativo come cambiamento. Cioè per noi il computer era fisico, per noi il computer era lavorare su un dispositivo. Quindi con gli studenti si percepiscono questi cambiamenti. Tutti gli esempi che io faccio, io insegno da 22 anni a Milano, ho notato che gli esempi che facevo 22 anni fa, 20 anni fa, 15 anni fa, anche sulla storia o altro, non sono più compresi dalle generazioni attuali. Molto difficile. Questo ci crea problemi. E questo fatto che non avessero mai visto un computer portatile in vita loro, cioè io ho portato un portatile in aula, ho detto: guardate, questo è un portatile, questa è la tastiera, funziona così, si installano, potete installare diversi sistemi operativi. Sapete che adesso ci sono possibilità che noi non avevamo, cioè era un mondo nuovo. A informatica no, ovviamente, ma informatica è il loro lavoro. Però se vi spostate nelle facoltà umanistiche o dove non ci sono informatici, questo è il quadro, purtroppo.
Per quanto riguarda l'esperienza di Pordenone, è più o meno analoga di quella che ha detto Giovanni. E, siccome loro comunque sono, allora adesso sembra che Pordenone fa 44.000 abitanti, ci sono due comuni vicini, Cordenone e Porcia, che ne fanno 15 a testa, parliamo di periferia, ormai ce lo vedi dalla montagna, è tutto integrato questi tre comuni, quindi prendi circa 80.000 abitanti. Sono città che i comuni stessi mettono a disposizione il wifi, quindi molti di loro si sono collegati via wifi o, come diceva Giovanni prima, col vicino di casa disponibile o in un paio di case che io conosco andavano con lo scatolotto, perché noi avevamo donato uno scatolotto, quindi un computer fisso, andavano a scuola e la scuola l'aveva aperta, sapete che ai tempi del Covid potevano andare in presenza per cose particolari o disabilità o altre cose particolari, due di loro andavano perché non avevano un cavolo di connessione, ecco. Quindi gli scatolotti che noi avevamo recuperato abbiamo dovuto attrezzarli quasi tutti, non proprio tutti, ma quasi tutti con la scheda Wi-Fi. Mi sono permesso, mentre Giovanni parlava, vedete che mentre uno parla mi piace andare a recuperare, io stesso per imparare, il cloud è solo il computer di qualcun altro. Cioè, bello in inglese, ma la nuvola non è il computer di qualcun altro. Quindi mi sento di dire, fighissimo il cloud, ma ciò che fate lo fate nel computer di qualcun altro. Noi non siamo stati così bravi, scafati, capaci o preparati come hanno fatto a Milano nei nostri PC. Questo ci valga da esperienza in futuro. Non avevamo installato VPN, cioè andavano lì e buonanotte, avanti. Cioè avevamo veramente fretta di riuscire a recuperare la cosa. Mentre parlavate, siccome quando si parla io cerco di essere sì molto filosofo ma anche molto concreto, e vi ho segnalato una pagina, torno indietro, sempre nella wiki che vi ho messo nella chat, sempre in main page, poi ovviamente in alto a destra avete search PNLUG, quindi potete andare a ricercare per parole chiave. Ma in main page, nella new, io ho lasciato lì PC con Linux, è una guida che ho fatto io, poi altri come nel puro stile open o della wiki stessa, ognuno ha implementato cose diverse. Questa è una guida che utilizziamo, io l'ho fatta l'anno scorso dopo anni e anni che mi chiedevano, sai, quando fai una cosa sempre la dai per scontata, poi scontata non è. Come faccio a prendere un PC nuovo e capire, scusatemi, un PC vecchio, come faccio a prendere un PC usato, a meno che uno non me lo doni e sia già installato, e capire che quel PC usato, questa è sempre la mia pendola, quella Giovanni che prima, purtroppo la mia pendola ogni quarto d'ora ci fa il din don, quindi un po' distrae, ma ci sono affezionato da 26 anni. E dicevo, come fai a prendere un PC? Noi in fiera, essendo una fiera, abbiamo moltissimi rivenditori di PC usati. Come fai a capire che quel PC usato fa per te e non è un bidone? Perché è stato preso nelle scovasse. Un piccolo aneddoto, cosa fanno i rivenditori dei PC usati, quelli nelle fiere? Prendono dei grandi bancali da fallimenti aziendali, piuttosto che da... tendenzialmente da fallimenti aziendali o da fine ammortamento di qualche azienda, comprano il bancale e non sanno cosa c'è dentro, ok? Poi di questi, su 1000 PC, 800 funzionano, 200, 100 un po' sì, un po' no, 100 non funzionano. Ma nel gruppo 800 funzionano, di quei 100 che un po' sì, un po' no, li cannibalizzano, prendono l'hardware, spostano le ventole, eccetera. Come fai a sapere se il PC che stai acquistando in fiera ti puoi fidare, funziona o non funziona? Ho fatto questa guida dove potete vedere perché acquistare un PC. Ho fatto un disclaimer subito. Io non ho alcuna esperienza di Mac, quindi non conosco come utilizzare un Mac usato per buttarci su una distribuzione Linux, quindi ho parlato solamente di PC. E tutti i test che vengono fatti, tendenzialmente cosa si testa? Si testa il processore, la memoria display, il disco, la batteria e altre informazioni grafiche che possono esserci. Ad esempio, in un PC usato, uno dei problemi più grossi... ciao Dani! Ciao,
tanto saluto mia moglie che è in giro per casa, e uno dei primi problemi che potrebbe avere è ovviamente l'obsolescenza della batteria. Quindi c'è il test, oltretutto in questo caso c'è un test grafico da fare, non c'è niente nel collaudo del PC usato, ho cercato il meno possibile di usare il terminale, proprio nelle cose più RAM test e il MEM test piuttosto che altre robe per la verifica della RAM. Ma se possibile, chiavetta live di Linux Mint, di Ubuntu, di SUSE, ok? Chiavetta live, tutto molto grafico, tutto molto intuitivo. E ad esempio nelle distribuzioni base di Linux Mint piuttosto che Ubuntu, eccetera, c'è una funzione Power Statistics, quando la chiavetta in inglese piuttosto che in italiano, statistiche energetiche, mi pare venga tradotta, dove vi dà direttamente gli adattatori, se c'è un adattatore attaccato a corrente, vi dà le batterie. Molti portatili hanno due batterie, una interna e una esterna. E vi dice, ad esempio, datemi un segno, perché vedo la banda che va e che viene. Qualcuno, datemi un segno che mi sentite? Sì, ti senti. Io ti sento. Perfetto, perché vedo Giovanni frizzato e non riuscivo a capire, ok. E vedete, se riuscite a vedere bene, ingrandisco ancora. Ad esempio, in maniera molto grafica, molto semplice, vedete l'energy di design, cioè quando la batteria è nuova, questo PC da batteria nuova doveva rendere 23,9 watt-ora. Quando la energy went full significa che quando la batteria è stata progettata doveva rendere 23,9 watt-ora. Ora però la vostra batteria, quando è carica al massimo, rende 16,5 watt-ora, quindi in proporzione vi rende tre quarti di quella che era stata progettata, quindi si sta rovinando, mettiamola così. Energy, questa è in tempo reale quello che la batteria vi sta dando, quindi di questo PC la batteria da nuova era 23,9, da piena però è 16,5, questa è 16,4, quindi è stata caricata al massimo, si sta scaricando appena appena. Quando è vuota è zero. Non è una stupidata, qualcuna non si scarica zero, qualcuna ha dei corti interni che non sono immediatamente riconoscibili, voi pensate che da 16,0 lavorate, a 8, blumf, va giù e muore. Quindi questo è uno dei tanti controlli che viene fatto, è una piccola guida, ecco, come vedete c'è qualcosa di terminale, ma se volete, se no anche no, insomma, ecco, questa è la chiavetta, e c'è il passo passo come creare la chiavetta, buttare dentro la chiavetta, entrare nel BIOS, disattivare, eccetera, eccetera. Questo noi lo utilizziamo un po' come la Bibbia in fiera, perché ci sono molti rivenditori di PC, molti dicono avrei bisogno di un PC, come faccio? Allora li aiutiamo. Magari avete dei PC a casa che non sapete come prendere per mano, vecchi, eccetera, questa potrebbe aiutarvi. E, Giovanni ha fatto una cosa, prima io mi ero dimenticato, ce l'avevo fra le mie to-do list, non mi sono presentato. Io mi chiamo Le Modolo, sono, come vi dicevo, uno dei fondatori di Pnlug 12 anni fa, ho 54 anni, non sono informatico, non sono laureato, e la mia formazione scolastica è ragioneria, tanto per capirci, l'informatica manco sapevo cos'era quella volta. Sono l'attuale presidente del secondo mandato di PNLUG. La cosa che mi fa ridere, che dico sempre, è un LUG Linux User Group, dove all'interno ci sono 9 componenti, il consiglio direttivo, 8 sono informatici, io sono autista d'autobus. Ok, quindi non sono di formazione informatica, l'informatica è una mia passione ovviamente, mi piace, cerco di condividerla, non ho studiato informatica a scuola e sono autista d'autobus, convinto, nonostante quello che si dice della categoria. E,
volevo darvi proprio a spot due consigli. Uno lo si trova, lo si reperisce molto molto facilmente in rete, un film del 2001, ve lo metto qui, si chiama Revolution OS, vi metto fra parentesi il nome, è del 2001, e questa è la storia che abbiamo un attimino spiegato io, approcciato io e Giovanni oggi. Poi ce n'è un altro che si chiama sempre Revolution OS 2, che è del 2004, di un giornalista italiano, Arturo Di Corinto. Questi si trovano in rete e vi consiglio di guardarli, se proprio non avete voglia di leggere un libro. Se invece avete voglia di leggere un libro, il libro che vi ho fatto vedere prima, Open Sources, Voci dalla Rivoluzione Open Source, vediamo se trovo anche l'editore, Apogeo dovrebbe essere, editore Apogeo. Così vi ho dato tre modi per approfondire. I film sono abbastanza corti, di un'oretta e un quarto. Il libro è quello che vi ho fatto vedere prima. E io vorrei fare un passetto ulteriore. Non vedo mani alzate, quindi ok, procedo, datemi conferma. Ogni tanto chiedo sempre solo una cosa. Stavo provando ad andare adesso su con il browser di Firefox, sul wiki di vostro PNLUG, mi dice pagina non esistente. Hai cliccato sul link in alto che avevo messo, o se l'ho messo? Quel link hai messo qui nel... Allora, aspetta che te lo rimando completo, ti mando ad esempio quello del PC, l'ho messo qua, ecco, prova questo. HTTPS, forse è digitato www.wiki, non è www, è https due punti doppio slash wiki.pnlug.it. Clicca anche sul, eventualmente sul link che ho mandato. Eventualmente la mi conferma. E volevo fare un passetto ulteriore quando, oltre alla storia... Ok, a posto, grazie. Perfetto, grazie a te. No, magari, mi era venuto il dubbio che avessi le pagine in cache che magari non funzionassero, ma così non è, per fortuna. E un'altra cosa che volevo porvi l'attenzione, e credo in qualche modo di poter dare l'aggancio a Giovanni per la parte successiva, e magari vi trovo la pagina nativa in... Ok, allora copia link, prendiamola così. Questa è la pagina nativa, io ho fatto una traduzione in italiano, anche perché il mio inglese parlato è veramente un po' scandaloso. Si chiama Why Metadata Matters. Perché i metadati sono importanti e soprattutto cosa sono i metadati. E direte, ma sei impazzito, cosa c'entra? Prima la storia è... perché credo che un altro motivo per cui valga la pena approcciarsi al software libero o a sistemi liberi o a come si dice, software alternativi open source, sia la gestione brutale che viene fatta dei nostri dispositivi elettronici attualmente. Facciamo un salto carpiato, passiamo dagli anni 98-2000, 94-98-2000 al 2024. Non a caso, la dico male, secondo me, secondo noi, stanno le major, le grandi aziende, non so come definirle, potrei anche nominare i GAFAM, ma lasciamo stare. Vediamo che sempre più improntato l'utilizzo della tecnologia alla scomparsa del PC, proprio del computer, che sia laptop, che sia un portatile, che sia un fisso, un desk, e
utilizzare il smartphone, come diceva Giovanni prima, in cloud. Quindi utilizzare dei prodotti tecnologici tendenzialmente molto più potenti del PC che abbiamo in casa, nonostante sia uno smartphone, e molto più chiusi, vincolati. Per questo noi come PNLUG, poi vi mando il link quando lascio la parola a Giovanni, vado alla ricerca, vi mando il link dei video del videocorso che abbiamo fatto. Abbiamo fatto 8, all'inizio le chiamavamo talk, poi Davide è stato talmente bravo, Davide Maria Piccinato, nostro socio in PNLUG, è stato talmente bravo che da dei semplici talk sono diventati dei corsi, su come riprendere un po' più possesso dei nostri dati e del nostro dispositivo mobile, dello smartphone. E abbiamo fatto 8 lezioni su questo. Il 13 aprile faremo in sede a Pordenone, se qualcuno vuole prendere il treno e venire giù col proprio smartphone, e tenteremo di liberarlo, di installare un altro sistema operativo, eccetera. Partendo dal fatto che gli smartphone sono molto fighi, ma se dobbiamo installare un altro sistema operativo o farci cose, non si può fare. Non è un PC che installi la chiavetta, fai partire il boot, eccetera. Ad esempio, l'ho scoperto anch'io, io sono abbastanza appassionato di smartphone, ne ho moddati diversi, ma non sapevo che in maniera abbastanza semplice si può mettere il dual boot all'interno dello smartphone e utilizzare lo smartphone con un sistema, non sto parlando di multiboot più sistemi operativi, sto parlando di dual boot, o uno o l'altro, e Davide ci ha insegnato come tenere l'Android stock che è lì e metterci ad esempio un altro sistema operativo che possa essere EOS, che possa essere Grafene, se uno smartphone Pixel, eccetera, eccetera. Ho scoperto delle cose estremamente interessanti anch'io. Partendo tutto da una domanda, ma gli smartphone, avete visto, se vedete il videocorso lo troverete, si fanno una sequela di cazzi nostri, detta male, poi non dico più parolacce oggi, si fanno un sacco di fatti nostri. E i fatti nostri banalmente si chiamano metadata, una cosa base. Allora, io senza volervi leggere tutto, vi ho messo la parte in inglese, ho fatto una traduzione in italiano molto molto veloce. I metadati sono spesso descritti come i GAFAM, la cosa che ci dicono, GAFAM che sono Facebook, Apple, Microsoft, eccetera, ci dicono no, ma io non conosco il contenuto di quello che ti scrivi. Sì, io so che ti sei iscritto, che hai fatto una ricerca in Google, in DuckDuckGo, che hai telefonato, che ne so, Vodafone, Iliad, hai telefonato a quel numero lì, ma io non so cosa ti sei detto, io so solo che l'hai fatto, perché ad esempio a volte si arrampicano sul fatto che la legge prevede che per un tot di anni, poi Giovanni ovviamente può essere più preciso, deve conservare la tracciabilità delle telefonate che hai fatto, eccetera, ma io non so che cosa ti sei detto, no? Allora, questo Why Metadata Matters, perché i metadati sono importanti, dicono, noi non sappiamo che cosa vi siete detti, ma sappiamo l'oggetto delle tue mail, ad esempio, conosciamo la durata delle tue conversazioni, io non so che cosa ti sei detto, ma so che hai telefonato all'ospedale e sei stato 22 minuti e 43 secondi. Conosco l'intervallo di tempo in cui hai chiamato l'ospedale, l'hai chiamato alle 2:24 di mattina. Conosco la posizione della tua cella, ma io non so che cosa ti sei detto, no? Allora, proviamo a mettere assieme 4 metadati, molto molto semplici. Diamo un'occhiata ai metadati. Allora, sanno, vediamo se riesco a ingrandirlo un po' meglio, eccolo qua. Metadata numero 1. Sanno che hai chiamato un telefono sessuale alle ore 2:24 e hai parlato per 18 minuti, ma non sanno di cosa hai parlato. Sanno che hai chiamato il numero verde per la prevenzione del suicidio del Golden Gate Bridge, è un sito americano, quindi i riferimenti sono americani, ma il tema delle telefonata ovviamente resta segreto.
Allora, alle 2.24 hai chiamato un telefono, qua viene tradotto banalmente in sessuale, ma potrebbe essere un numero di telefono per gli abusi, potrebbe essere un numero, anche una chat erotica, potrebbe essere non solo una chat erotica, potrebbe essere per gli abusi, potrebbe essere il numero di una ginecologia sociale, possono essere tante cose, ok? Poi sanno che hai chiamato il numero per la prevenzione del suicidio. Poi sanno che hai ricevuto un'email da un servizio di test dell'HIV, poi hai chiamato il tuo medico, quindi hai visitato il sito web di un gruppo di supporto per l'HIV nella stessa ora, ma non sanno cosa c'era nella mail o di cosa hai parlato al telefono. Sanno che hai ricevuto una mail da un gruppo di attivisti, e torniamo all'activism, per diritti digitali con oggetto dillo al congresso Stop Sesta Fosta. Se vuole aiutarci eventualmente Giovanni poi su questi acronimi qua, dico sempre la traduzione americana, e che hai chiamato subito dopo il tuo rappresentante eletto, ma il contenuto delle comunicazioni che hai avuto rimane al sicuro da intrusioni governative. Poi non è vero con la NSA, sappiamo com'è andata, ma vabbè. Poi chiudiamo tutto, partiamo che avevi chiamato un telefono di natura, magari era un help desk ginecologico alle 2.24, e chiudiamo con l'ultimo metadato che ci dice che sanno che hai chiamato un ginecologo, che hai parlato per mezz'ora e poi chiamato il numero della clinica abortiva locale più tardi quel giorno. Ovviamente non conoscono il contenuto della conversazione. Ecco, qua forse un po' estremo, forse no, ma le non decine, non centinaia, ma migliaia, decine di migliaia di metadati che il nostro smartphone lavora, incrocia questi dati. Qua ce ne sono solamente 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pensate a un telefono, se andrete a vedere i video del videocorso, vedrete che un telefono appena acceso, senza nulla dentro, ha una tracciabilità di dati che parte all'impazzata, e tu ancora non hai fatto niente se non accenderlo. Ok. Ecco perché vale la pena che noi cerchiamo un attimo di riprenderci la libertà di capire. Giovanni prima parlava delle VPN all'università. Ok, possono aiutare, non possono aiutare. Ecco, ed ecco perché forse vale la pena conoscere un po' la tecnologia e conoscere anche la storia dell'hacker activism di cui ci parlava Giovanni. Quindi io credo di averti dato più di qualche gancio, Giovanni, sia dal punto di vista legale, normativo, sia per riportarti magari ad Aaron, e anche, perché no, magari per parlarci, se lo vorrai, dopo dell'ultimo libro che è uscito qualche giorno fa, mi viene a dire qualche settimana fa, che è uscito in pubblicazione di Giovanni. Non dico nemmeno il titolo, se ne occuperà lui dopo. Io al momento ho terminato questa parte qua, fermo un secondo e chiedo se qualcuno ha degli interventi al riguardo da fare, se mi avete sentito tutto. Ok, nel frattempo io vi ho messo in chat tre link. Il primo di Peertube, ma se clicca, c'è un microfono fastidioso da qualche parte, se eventualmente i moderatori vedono, perché c'è qualcuno che deve avere il microfono acceso. Forse l'ho trovato io. Ok, mi perdoni, ma perfetto. Dicevo, allora il primo è la playlist, andiamo in share così vi faccio anche vedere velocemente. Allora andiamo qui,
Perfetto, confermatemi che vedete. Sì. Allora, il primo è la playlist del corso sugli smartphone che abbiamo fatto. Poi, se proprio volete cambiare piattaforma, questa è su PeerTube. C'è anche quella su YouTube. E ci sono gli 8 incontri che abbiamo fatto, il quinto vado a memoria, quello fatto, il lato oscuro dello smartphone, era una diretta che purtroppo è crashata la regia, quindi non è stata una diretta, ma abbiamo recuperato e c'è dentro tutto, e trovate anche la playlist. Sto provando ad andare sul sito di PeerTube Luxembourg, ma mi dà il login. No, non è necessario il login. Faccio una prova come te, non hai bisogno del login, è una cosa pubblica. Vediamo, riprovo insieme a te. No, io non sono loggato e se clicchi lì dovresti arrivare, se vuol fare qualcuno. Io ho fatto copia e incolla delle cose, mi ha mandato sul login, e infatti stavo dicendo che non è. No, no. Eventualmente mentre parla Giovanni vado a recuperarti, faccio una verifica, a parte che questo ti dico mi funziona, però comunque do un'occhiata e ti trovo anche l'altro di YouTube. Noi preferiamo sempre la piattaforma libera, però l'abbiamo messo sia di qua che di là. E allora questo è il primo. Ho risolto, ho tolto il login dall'indirizzo del link, quindi è dopo posto. Ah, ok, perfetto, ottimo. Il secondo link è questo, che vi porta al libro di Aaron Swartz, di cui ci parlerà adesso Giovanni. Quindi la descrizione, la scheda e la possibilità di scaricarvelo. Magari ci dirà ovviamente perché è stato scelto e come ha potuto anche pubblicarlo in maniera gratuita, cioè scaricabile gratuitamente. E il terzo link, perché adesso già me lo sono dimenticato, aspettate che verifico che link è. Ah sì, scusatemi. Il terzo link invece su YouTube è quello, è l'ultimo, e vediamo, stacco la scheda, ve la faccio vedere in condivisione. Perfetto. È la conferenza, no, mi è partito, scusate, mi è partita direttamente Francesca. Ecco, è l'ultima conferenza che abbiamo fatto a Linux Day l'anno scorso, pubblicato nel canale del nostro partner PNPensa, Pordenone Pensa, e coorganizzatore insieme a noi al CICAP. E questa è la conferenza che è stata fatta, l'ultima, insieme a Giovanni, che è qui, Paolo Attivissimo, il nostro socio Andrea Zirner e Francesca Botti. Non abbiamo potuto pubblicare il teatro al momento, non ancora, e Francesca si è prestata a fare degli interventi, delle letture per inserire gli ospiti. Vi ho messo il link anche di quello. Ok, io direi che vi ho spiegato il link e darei la parola a Giovanni. Grazie, no, grazie. Allora, provo a condividere lo schermo anch'io, vediamo se riesco a farlo senza guai, così vi faccio vedere il libro e vi spiego un attimo come ho insomma come ho proceduto a... Allora, condivido lo schermo intero, così faccio prima e recupero il libro. Allora, no, intanto grazie per l'invito, davvero è un piacere passare sabato mattina con voi. Già vi ho detto, io insegno informatica giuridica, criminalità informatica all'Università di Milano, sono socio da quest'anno del Pordenone Linux User Group, e sono molto orgoglioso di questo, e vi vorrei parlare di come mi sono dedicato alla biografia di una persona importante per me, e non avevo mai scritto delle biografie, però ho individuato questa persona poco nota, al di fuori del circolo magari di noi esperti o appassionati, che secondo me ha avuto la caratteristica di vivere in un momento, e di avere, a parte una vita interessantissima, di vivere in un momento storico dove è cambiata proprio l'idea di tecnologia, l'idea di informatica. A volte ci sono, no, persone che vivono nella tempesta perfetta, quando tutto sta capitando. Vi do qualche informazione di dettaglio. Allora, Aaron Swartz, per darvi un'idea, è nato nel 1986,
e dopo vedremo perché l'86 è negli Stati Uniti un anno importante, ed è morto nel 2013, si è suicidato nel 2013, aveva poco più di 26 anni. E il mio libro è uscito anche a 10 anni dalla sua morte, per cercare di ricordarlo. Anche il 2013 è importante come data, vedremo che cosa è successo dopo. E come Alain diceva, la pronuncia del nome, questa è una cosa che risolviamo subito, è un po' discussa, perché lui è di origine, la sua famiglia è di origine ebrea, e dall'Europa si spostarono a Chicago, nei sobborghi di Chicago. Quindi la prima pronuncia corretta all'europea sarebbe Aaron Schwartz, detto un po', no, all'austriaca, alla tedesca, però non appena loro sono arrivati negli Stati Uniti ha prevalso la pronuncia all'americana, dove si dice Swartz, perché è più all'inglese. Però voi sappiate che si può dire in tutti e due i modi. Nelle interviste americane, i parenti negli Stati Uniti dicono Aaron Swartz, si sente spesso dire anche Aaron Schwartz o Aaron Schwartz addirittura, perché è un po' la sua origine. Vi faccio vedere come... Allora, questo libro lo trovate nell'editore della mia università di Milano, che si chiama Milano University Press, all'indirizzo che vi ha dato Alain, e la prima cosa che ho voluto fare ovviamente era di renderlo disponibile liberamente e gratuitamente, come avrebbe voluto Aaron, per cui ho scelto una licenza, vedete, che si chiama Creative Commons by... e share alike. Sapete che Creative Commons è un tipo di licenza che voi potete usare per i vostri prodotti, dove potete modulare i diritti di libertà di cui parlavamo prima. Io ho indicato semplicemente che chi vuole prendere il mio lavoro che io ho fatto e creare delle opere nuove, riutilizzarlo, fare quello che vuole, è sufficiente che mi citi, vedete, il by o attribution, cioè la paternità del lavoro, e lo condivida allo stesso modo, share e like. Quell'SA sta per dire che se voi fate un'opera derivata dalla mia, la dovete condividere libera come la mia, cioè non interrompete la catena di libertà. Capite perché vi dico che Creative Commons è nata sul software libero e sulle licenze di software libero? Perché anche nel software libero, la licenza di software libero dice che se voi create un nuovo software libero partendo dal codice di un altro, anche il vostro risultato deve essere mantenuto libero, non potete interrompere la catena di libertà. Ovviamente, e quindi voi potete tranquillamente collegarvi al link che vi è stato dato, potete scaricare il PDF o l'EPUB se vi piace di più il Kindle, o leggere l'ebook completamente gratuito. Ha già superato, sta arrivando ai 20.000 download, pensate, questa cosa mi dà molto piacere, perché si conosce la storia. Ovviamente ho messo anche la possibilità del print on demand, per cui se uno vuole la copia stampata, si collega al sito dell'editore, l'editore stampa il libro, glielo consegna a casa stampato, e i diritti non vengono a me, ma vanno ad alimentare la Milano University Press, che pubblica volumi in open access. Allora, io ho dedicato alla vita di Aaron Swartz un annetto di ricerca, più o meno. Vi faccio vedere come ho proceduto e vi segnalo le parti, secondo me, più interessanti per voi della vita di Aaron. Ho dedicato un annetto, ho recuperato tutti i suoi articoli del suo blog. Abbiamo la fortuna che il blog di Aaron Swartz è stato preservato ed è ancora in linea. Era il periodo in cui i blog stavano esplodendo e lui ogni giorno lo aggiornava con qualche indicazione. Ho recuperato tutte le testimonianze dei parenti, degli amici, molti erano anche amici in comune. Ho lavorato con la mamma di Aaron Swartz, che cerca di mantenere la memoria di Aaron, e tra l'altro ha voluto una copia del libro, ed è stato un lavoro piuttosto complicato, perché in Italia non c'erano ancora delle biografie di Aaron, c'era in Francia una biografia, qualche articolo e qualche documentario, e quindi è stato un lavoro piuttosto impegnativo. Io ho diviso il mio lavoro in 4 grandi momenti. Prima cosa, avevo piacere di analizzare il periodo da bambino di Aaron, cioè come si è sviluppato il suo carattere, come è nato. Quindi lui, da quando aveva 2 o 3 anni, vedremo, ha iniziato a programmare, ha avuto i rapporti con i primi computer, vedremo quali. Lavora in maniera quasi anonima, senza farsi riconoscere, con Tim Berners-Lee e il gruppo del CERN che stava creando il web ai tempi. Non vuole esporsi perché aveva paura che, se avessero scoperto che aveva 14 anni nella mailing list degli sviluppatori del web, come stava che stavano creando il web, non l'avrebbero preso seriamente. Lui, pensate, è uno, il suo contributo essenziale
è stato per lo sviluppo dell'RSS, vedremo dopo, quindi insomma un passo importante. Si incontra con Lawrence Lessig ed entra in Creative Commons, fonda Reddit insieme a due amici e colleghi, però si trova malissimo nella situazione della Silicon Valley, lascia la Silicon Valley, si licenzia da Reddit. Ovviamente Reddit, sapete il valore che ha ancora oggi il sito, gli viene liquidato, diventa milionario praticamente da teenager, e da lì inizia l'attivismo, inizia a sognare una biblioteca aperta, a fare il programmatore, e infatti la parte centrale del libro, vedete, ho riunito tutte le sue attività da attivista, i programmi per gestire il consenso politico, il documento forse più famoso che lui ha scritto, che è il Guerrilla Open Access Manifesto, ossia l'idea dell'open access, la cultura deve essere libera, la produzione scientifica deve essere libera. Se la prende con i tribunali e con i contenuti pubblici dei tribunali per liberare il sapere, e contribuisce alla mobilitazione politica di quegli anni. Vi ricordate, stavano arrivando ed erano arrivate le primavere arabe, cominciava l'idea che si poteva fare attivismo online e non soltanto in piazza. Farà dei progetti che secondo me dopo li guardiamo, vi piacciono, per semplificare il linguaggio del web. Lavora sul programma, il progetto Tor to Web, per consentire l'anonimato nella navigazione, non soltanto entrando nella rete Tor, ma usandola dal web, e svilupperà sistemi di whistleblowing sicuri, tra cui SecureDrop, per permettere a chi volesse denunciare del malaffare di poterlo fare in maniera assolutamente anonima. Quindi vedete, la sua attività di programmatore spazia tra politica, Tor e anonimato, il mondo dei leaking che stava cominciando con WikiLeaks allora, ma anche la semplificazione del linguaggio. Aaron Swartz mi ha interessato come giurista perché è stato coinvolto in due grandi casi giudiziari, li vedremo, tutti e due legati alla violazione di dati, all'esfiltrazione di dati. Il primo ha riguardato i tribunali americani con il caso JSTOR, e il secondo, no, con il caso, perdonatemi, vedremo dei tribunali americani, e il secondo ha riguardato l'accesso a JSTOR, che è un grande archivio scientifico di articoli scientifici dell'MIT. Il secondo caso l'ha portato a accuse di violazione della normativa penale sui crimini informatici negli Stati Uniti, e gli hanno prospettato fino a 90 anni di reclusione praticamente per gli accessi abusivi che vedremo. Lui era un carattere molto particolare, era in una situazione, aveva praticamente perso tutti i soldi che aveva guadagnato da Reddit per la difesa legale. Negli Stati Uniti i processi sono costosissimi, e decide di togliersi la vita prima della prima udienza del suo processo, perché non ha resistito alla grande macchina giudiziaria americana che l'aveva preso di mira. E ovviamente il suo suicidio solleva tantissime polemiche, mentre il mondo degli hacker, dei programmatori, piangono la morte di una persona che, se aveva fatto quello che aveva fatto a 26 anni, immaginatevi quello che avrebbe potuto fare, diciamo, da adulto e da grande, e cominciano le polemiche sulla normativa americana che disciplina i reati informatici. E quindi l'ultima parte del libro troverete, ho cercato di capire a 10 anni di distanza che eredità abbia lasciato Aaron Swartz nel mondo della libertà del codice, della scienza, della cultura, della trasparenza, la necessità anche di riforma del sistema giudiziario. Adesso vi farò vedere a spizzichi e bocconi, direi, alcune parti che secondo me sono per voi interessanti perché legate al software libro, mentre vi lascio alla lettura dell'intero libro, chi di voi sarà interessato al tema. Questo libro l'ho dedicato a un mio amico hacker che è venuto meno qualche anno fa, che si chiama Salvatore Iaconesi. Quindi, prima cosa che vi consiglio, googolate e andate a cercare la storia di Salvatore Iaconesi, che è una storia incredibile. Salvatore Iaconesi scopre di avere un tumore al cervello e decide di rendere la sua cura open source, e ha scritto anche un libro che si intitola La Cura proprio, lo trovate ancora in libreria. Prende tutti i dati delle visite che fa, le radiografie, le biopsie, l'analisi del suo
cancro al cervello che aveva e lo rende pubblico e open source tutto il materiale per cercare nel mondo qualche esperto che lo potesse aiutare o che gli suggerisse come seguire la terapia. Ed è stata un'avventura incredibile perché ha presentato un nuovo modo di intendere l'open source, cioè il codice aperto legato alla sua malattia. Quindi è una storia, come dire, importante. Allora, la prima parte del libro, vado molto veloce, quella sulla sua infanzia, è interessante per voi per capire il periodo storico. Vi spiego, lui è bambino nel 1989, ha 2 o 3 anni, e ha la fortuna di essere bambino a casa di un padre programmatore e che faceva assistenza su computer Apple. E prima parlavo con un vostro collega, no, noi abbiamo visto arrivare i primi Apple, che sia criticabile o meno come sistema operativo, ha i suoi difetti, ha i suoi pregi, ha sempre avuto nella tradizione americana una caratteristica fondamentale, la semplicità, ossia l'idea che anche un bambino di 2 anni o di 3 anni potesse, se particolarmente intelligente, trovarsi a suo agio in quel tipo di computer. Cioè è l'idea del computer che più unisce l'idea di gioco. Allora che cosa fa Aaron Swartz? Ha la fortuna di avere in casa, in una famiglia benestante, un sacco di computer liberi da usare, soprattutto Apple, e inizia a 3 anni, impara a leggere, gioca e comincia a scrivere codice e programmare, tanto che va alle elementari ed è in grado di elaborare dei piccoli programmi. È un ragazzo vivace, è un ragazzo curioso, ha anche la fortuna di nascere in un ambiente domestico dove il padre gli mette a disposizione la migliore tecnologia dell'epoca. La migliore tecnologia dell'epoca sono 2 cose, i computer Apple e la connessione a internet. È l'anno in cui sta nascendo il web, è l'anno in cui le prime reti, vi ricordate, militari o istituzionali, si stanno trasformando in quello che sarà il commercio elettronico e le grandi piattaforme. E quindi ho ripercorso un po' i suoi primi anni. Qui è interessante il fatto che lui non voleva andare a scuola e non andò mai a scuola. Andò a scuola qualche giorno, ma non gli piacevano gli insegnanti, si annoiava su temi che conosceva già. Ed è stato un fautore del homeschooling negli Stati Uniti, che è molto comune. Cioè lui era convinto che persone come lui dovessero studiare a casa e seguire i ritmi, diciamo, imposti che si imponeva lui. Questo da un lato gli ha permesso di conoscere tantissimo, dall'altro molti dicono non l'ha abituato al controllo, al rigore, al rispetto dell'autorità, perché la scuola, sapete, ha anche una funzione educativa, e questo gli ha creato, vedremo, dei punti deboli poi anche nel rapporto caratteriali, diciamo, nel rapporto con l'amministrazione. Lui non tollerava l'idea di autorità tendenzialmente, e non tollerava l'idea di autorità in un periodo storico dove sta esplodendo internet. Tutti iniziavano ad avere accesso a internet. Vi leggo questo passaggio che è significativo, secondo me. Aaron era finalmente in grado, grazie alla rete e alle competenze che aveva, di trovare fonti più ampie, documentate, approfondite in minor tempo di quelle che gli volevano propinare a scuola, e poteva selezionare e distillare soltanto ciò che realmente gli interessava, vedete, rispetto a quello che c'era sui libri o che veniva detto dagli insegnanti. Lessig, ad esempio, che in un certo senso lo adottò, era il suo maestro, diceva in molte occasioni che questa mancanza di istruzione scolastica tradizionale, ma soprattutto di rispetto della disciplina in un contesto scolastico, aveva avuto un grande vantaggio, lo aveva liberato, no, nell'approccio, ma al contempo lo aveva reso debole per alcuni aspetti che vedremo. Io nel mio libro ho cercato il più possibile di trovare i suoi post del suo blog per riportare le sue parole, che ho tradotto tutte in italiano perché era solo in inglese. Nel libro le trovate, vedete, in un carattere minore. Quando vedete queste parti sono i suoi post che io ho tradotto. Qui ad esempio è un post, ma ve lo risparmio, dove spiega perché il sistema scolastico non perché i giovani non dovrebbero andare a scuola tendenzialmente.
Il 1986 è anche l'anno del più famoso manifesto hacker della storia, di The Mentor, che su una fanzine che si chiamava FRAC, che era la più famosa fanzine elettronica del mondo hacker dei tempi, pubblica La coscienza di un hacker, l'Hacker Manifesto. Questo è il documento più citato in assoluto quando ci si vuole riferire all'etica hacker originaria, non all'idea di hacker come criminale informatico che è venuta dopo, come sapete, è venuta negli anni 2000 più o meno, ma che cosa voleva dire essere hacker nel mondo in cui stava arrivando internet. E qui c'è una parte di The Mentor che Aaron Swartz assorbirà tantissimo del suo manifesto. Vedete, dice The Mentor, ho fatto una scoperta oggi, ho trovato un computer. Aspetta un attimo, è davvero cool, fa quello che gli dico di fare. Se fa un errore è perché ho sbagliato io, non perché non gli piaccio, o perché si sente minacciato da me, o pensa che io voglia fare il furbo, o perché non gli piace insegnare e non vorrebbe essere qui. Una porta mi ha aperto un mondo che scorre attraverso le linee telefoniche come eroina nelle vene del tossicodipendente. Un impulso elettronico è fatto uscire e si trova finalmente un rifugio dalle incompetenze quotidiane. Una tastiera è stata scoperta. Vedete l'idea di hacking anche come essere più preparati di altri e di essere insoddisfatti del mondo quotidiano. E lui dice, questo è il luogo a cui appartengo io. Conosco tutti qui, anche se non li ho mai incontrati, anche se non ho mai parlato con loro, anche se non li sentirò mai più. Vi conosco tutti. Siamo stati nutriti a scuola con cibo per bambini quando volevamo mangiare una bistecca. I pezzi di carne che ci avete dato erano già masticati e senza gusto. Siamo stati dominati da sadici, ignoranti e indifferenti. I pochi che avevano qualcosa da insegnarci ci hanno poi riconosciuti come allievi volenterosi, ma erano gocce d'acqua in un deserto. E poi The Mentor parte con la parte della ribellione. E quella è quella che Aaron, che ha suggestionato di più Aaron, no? Per Aaron Swartz l'unico luogo dove stava bene era internet, il suo computer e la rete. Lì non doveva affrontare tutti i problemi anche caratteriali che aveva nella vita quotidiana. In rete era apprezzato senza che conoscessero la sua età, era un ragazzino, dialogava con Tim Berners-Lee a 13 anni e lavorava sul suo codice, ma non diceva di avere 13 anni. Lì sentiva di poter contribuire allo sviluppo dell'umanità, a riparare le parti del mondo che non andavano. Qui, questo è il motivo per cui ho scelto come titolo del mio libro Aggiustare il mondo. Era l'idea di Aaron. Lì sentiva di fare cose veramente utili, non sprecava il suo tempo. E allora abbraccia l'idea di internet come strumento per la rivoluzione sociale, per migliorare il mondo. Non vuole che i servizi siano pagati, ma tutto deve essere gratuito. Non vuole che le multinazionali approfittino della tecnologia. Sapete meglio di me che poi gli anni successivi cambieranno completamente questo quadro. Guardate, noi esploriamo e ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza discriminazioni per alcun colore della pelle, senza far caso alla nazionalità, senza credenze religiose, e ci chiamate criminali. Voi costruite bombe atomiche, voi finanziate guerre, uccidete, ingannate, ci mentite e cercate di farci credere che per il nostro bene e noi siamo un criminale. Il mio crimine è quello della curiosità. Il mio crimine è quello di giudicare le persone per ciò che dicono e pensano e non per come appaiono. Poi qui c'è il passaggio più interessante, secondo me. Il mio crimine è quello di essere più intelligente di te. Una cosa questa che non mi perdonerai mai. L'idea comunque che il mondo della politica, il mondo giudiziario non stessero comprendendo quello che stava capitando, la rivoluzione di internet. E questo è considerato come il manifesto hacker per eccellenza sul quale Aaron Swartz costruisce un po' attorno ai 12 anni più o meno la sua vita e anche il suo carattere. Lui vince il primo concorso di programmazione tra i 10 e i 12 anni, e in un concorso molto importante che si chiamava Ars Digita. Era un programma che premiava i giovani programmatori senza fini commerciali, ossia che avevano degli obiettivi di software che fosse utile per i cittadini, con finalità didattiche e collaborative.
vince $1,000, ma non sono tanto i $1,000 che ha vinto. Lo premiano con un viaggio presso il MIT, la culla degli hacker, la più importante università negli Stati Uniti, dove stavano operando in quel momento gli hacker più famosi. Vedremo in un certo senso tra poco che il MIT lo tradirà per alcuni versi dopo. Qui incontra Philip Greenspan, un ingegnere elettronico molto famoso, e si trova nel regno degli hacker. L'MIT, dove non c'erano spazi, non c'erano confini, nel laboratorio di Stallman avevano tolto le password per garantire, diciamo, quest'idea di condivisione. E lui, ovviamente, anche se non aveva mai, non era mai andato a scuola, vi ricordate? Beh, l'MIT è un ambiente che per lui è molto suggestivo. In particolare va a vedere la vecchia tradizione della modellistica dei trenini, il Tech Model Railroad Club, che è il club del MIT dove si dice che sia nata l'idea di hacking. I primi hacker, prima di occuparsi degli strumenti tecnologici, si occupavano dei trenini elettrici. Se andate a leggere nei post di Aaron di quegli anni, notate proprio il suo entusiasmo quando arriva all'MIT, vedete? Prende un taxi, arriva all'MIT, si trova nel luogo dove voleva essere. Vi faccio vedere un passaggio interessante, non so se lo sapete, ma l'MIT ospitava in a poca distanza, diciamo, ci si arrivava col taxi a pochi minuti, in un palazzo lì vicino, gli uffici della Free Software Foundation, ossia la fondazione creata da Stallman per portare avanti la politica del software libero. Non, badate bene, come vi diceva prima anche Alain, dell'open source e della modifica che poi, proprio l'idea pura del software libero. E io ho trovato un passaggio del suo blog, e l'ho tradotto anche questo, dove da programmatore di software libero mette piede nella mitica, nel tempio, no? La Free Software Foundation, alla famosissima Suite 330 al 59 Temple Place di Boston. E qui mi sembrava carina, no? L'idea, perché una volta, non so se lo sapete, ma per ottenere la licenza GPL, quella licenza di cui vi parlavo, prima che ci fossero le email, cioè si usava le cartoline, no? Cioè uno scriveva a questo indirizzo per ottenere una copia di licenza nel caso non fosse inclusa con il software. E qui lui racconta di quando mette piede per la prima volta, vedete, in una stanza disseminata di carta, CD, magliette, loghi GNU, gli fanno fare il giro degli uffici, va a vedere il laboratorio dove verificavano la conformità dei software liberi che cominciavano a essere diffusi alla GPL, vedete? La licenza di cui vi parlavo prima, la General Public License. Incontra dei programmatori che stavano lavorando su GNOME, allora, sui portatili, parla con gli attivisti, parla del diritto che stava limitando il software libero a quei tempi. E guardate, è proprio entusiasta, si compra la maglietta con lo GNU, no, del software libero, gli regalano gli adesivi, le spillette, lui mette tutto nello zaino, va, vedete, ad acquistare la maglietta e guarda l'addetto che inserisce i dati, vedete, in un Emacs RFC 822, gli genera la fattura, gli regalano una tazza e ha messo i piedi dove stava, nel cuore del software libero, nel cuore fisico del software libero. E questa è una cosa che, vedete, lui ricorda e che condizionerà molto anche il suo rapporto con il software. Vince Ars Digita a 12 anni, siamo nell'estate del 2000, aveva costruito un sistema informatico utilizzando l'RDBMS Oracle e il toolkit open source fatto dallo studioso del MIT Greenspan. L'intento del premio era di incoraggiarli e metterli in condizione di fare di più. All'epoca Aaron aveva 13 anni, era alto meno di 1,50 m, e leggete questo passaggio che è interessante perché lui lavorava, Greenspan era un grandissimo programmatore. Ogni volta che qualche informatico si lamentava che il nostro software o Oracle fossero troppo difficili da installare, mi veniva naturale rispondere:
Beh, un dodicenne di Chicago ci è riuscito, con la tua laurea in informatica e il tuo team di assistenti, spero proprio che anche tu riesca a far funzionare tutto. Comincia a circolare la leggenda di Aaron a 12 anni come uno dei più grandi programmatori che ci fossero. E di qui nasce anche, vi dicevo un po', questa idea del grandissimo programmatore, che comunque è molto connotato politicamente e socialmente. Vuole un accesso illimitato alle informazioni, vuole condividere il suo modo di lavorare con tutti gli altri. E ovviamente il suo colpo di fulmine è per internet. Ero attratto da internet, era una cosa da sempre presente nella mia famiglia. Mio padre lavorava con un computer, quindi ne ho posseduto uno praticamente appena nato. Era uno dei tanti giocattoli con cui giocare. Ed era diventato subito il mio preferito. Ci sono tantissime cose che potevi creare con le costruzioni, ma con un computer potevi costruire un mondo intero, interi mondi. Poi, quando è arrivata internet, non era più solo il tuo mondo. Potevi invitare altre persone a prendervi parte. Io sono nato in un piccolo sobborgo fuori Chicago e non c'era molta gente nella mia strada. Non avevo molti amici. Con internet ho potuto conoscere persone sparse in tutto il mondo, discutere degli argomenti cui ero interessato e che a scuola non interessavano a nessuno. Improvvisamente tutta questa subcultura esisteva in un luogo dove tutti ne erano ossessionati, affascinati. Era così interessante. E lui comincia a unire questa sua urgenza di trasparenza e di libertà al mondo di internet. Un momento storico nella sua vita, e vado veloce, è quando incontra Tim Berners-Lee. Nel 99 lo scienziato inglese, poi baronetto Tim Berners-Lee, attorno al consorzio V3C, vuole concretizzare l'idea del web grafico. Vuole passare a una rete che dalla sua architettura di base possa essere caratterizzata da contenuti ipertestuali, un nuovo modo di fruire le informazioni. E c'è una discussione nella lista del V3C, nelle mailing list, molto particolare su un tema che si chiama RSS, che attira immediatamente l'attenzione di Aaron. RSS, lo sapete meglio di me, era l'idea di sviluppare un formato per la distribuzione di contenuti sul web basato su XML, un sistema che fosse semplice, estensibile e flessibile. Era il cuore del web grafico perché ci avrebbe permesso di ordinare e recuperare i flussi di informazione. Ve lo dico in altri termini, come lo vedeva Aaron, aveva la possibilità di organizzare tutta l'informazione in rete per poi renderla pubblica. Era stata presentata la versione 1.0, Aaron ha 13 anni e decide di buttarsi. Falsifica la sua età, non dà informazioni sulla sua età ed entra nella mailing list delle discussioni del consorzio. Se andate a recuperare le discussioni di allora che sono rimaste nella mailing list, lo vedete con un tono veramente aggressivo, no? Tipo offende altri programmatori, critica quello che fanno, ma perché c'ha 13 anni? E quindi lui aveva questo problema del timore che nessuno lo prendesse sul serio, quando magari aveva delle capacità di programmazione anche superiori a tanti altri. E aveva questa ossessione che scoprissero la sua età. Come avrebbe potuto scrivere la storia del web insieme a Tim Berners-Lee se si fosse scoperta questa cosa? Lui riesce a collaborare per mesi senza dare informazioni su di sé e sulla sua età. Produce commenti, è tra i più bravi e dopo un anno è parte del consorzio e dialoga direttamente con Berners-Lee. Poi c'è un problema. Convocano il primo incontro in presenza e lui deve chiedere i soldi ai genitori per il volo ed è il momento in cui, e ci sono le foto, vedete questo ragazzino che con le foto, con i grandi del web. E un giornalista inglese pubblica un articolo su questo fatto e lo definisce a teenager in a million. Rispetto a tutti gli adolescenti della sua età, le sue grandi capacità lo avevano reso il teenager in un milione. E qui il giornalista dice: la cosa incredibile fu anche che i programmatori più bravi del mondo, il consorzio più prestigioso,
avessero ben compreso che non era il problema che ci fosse un tredicenne tra di loro, ma che un'istituzione così scientifica e formale si era aperta a chiunque. Lo avevano lasciato entrare dalla porta principale, senza domandare chi fosse, che età avesse, da dove provenisse, se avesse studiato o meno. Lo avevano accolto perché lavorava bene, e così l'umanità avrebbe potuto fruire del suo lavoro. E lui ovviamente dal canto suo era nel suo ambiente migliore. Parlava, scriveva, programmava. E in un'occasione gli fu fatto notare da un programmatore anziano del gruppo come il codice che aveva scritto fosse obiettivamente brutto e per gran parte illeggibile. Lui si offese tantissimo, immaginatevi, ma si difese dicendo che quello non era il suo codice. O meglio, era un codice scritto in autonomia da un primo codice che lui aveva programmato. Questa cosa però lo irritò tantissimo. Era come se un suo figliolo avesse operato male nel generare del codice e lo avesse fatto senza ereditare la sua stessa sensibilità. Vedete l'idea del codice come figlio del programmatore, no? Che è rimasto molto negli ambienti hacker dei programmatori. Lui per entrare nel V3C ha hackerato il sistema. Allora, come faceva a entrare nel consorzio? Per entrare nel consorzio lui ha spulciato il regolamento del consorzio e ha notato che ogni membro del consorzio poteva inviare un delegato agli incontri. Allora ha preso la lista di tutti i membri e ha trovato un socio che non aveva ancora individuato un delegato, perché si vede che non avevano nessuno da mandare, no, all'incontro, la HTML Writers Guild. Lui scrive e dice: posso partecipare come vostro delegato al meeting del consorzio? Risolve il problema. E io ho recuperato la prima sua mail nella mailing list del consorzio, che ve la voglio far vedere perché è un reperto storico, vi allargo un po' lo schermo, interessante. Guardate, 27 aprile 2001. Lui scrive dal suo indirizzo aswords@apsilink.com. Hello all, ciao a tutti, il mio nome è Aaron Swartz e partecipo a questo gruppo per conto dell'HTML Writers Guild. I miei interessi nel progetto sono abbastanza vari e qui poi è tema vostro, io ve lo leggo come lo vedo. Sto lavorando per integrare l'RDF, il Semantic Web, nelle pagine web che avete già. Sto raccogliendo, vedete, i metadati RDF per creare sistemi utili. Vorrei costruire un fondamenta solide per la crescita del web semantico. E poi spiega tutti i suoi interessi. Vedete, sono emozionato di far parte di questo gruppo. Penso che guardate come parla da adulto, addirittura nella sua prima mail dice già che cosa devono fare. Penso che sia estremamente importante, vedete, rimanere focalizzati sulle applicazioni del mondo concreto e garantire linee di comunicazione con tutti i... Cioè, sembra un adulto che parla, ma lo fa per la sua timidezza, no? Per non essere scoperto nella sua età. Fatto sta che lui diventa il collaboratore di Tim Berners-Lee per l'RSS e per sviluppare questa parte fondamentale del web. E ovviamente la sua, come posso dirvi, già la sua attenzione nel mondo della programmazione, insomma, il collegamento con Tim Berners-Lee lo rende ancora di più un personaggio mitico. Vado veloce, si incontra con Lessig. Lessig stava lanciando il progetto Creative Commons e chiede ad Aaron Swartz una cosa molto semplice: mi puoi curare la parte di codice informatico di Creative Commons, quella che consentirà ai motori di ricerca di individuare se un contenuto è rilasciato come licenza di Creative Commons, cioè la parte più informatica del progetto. E lui lo fa senza problemi. Alla presentazione di Creative Commons a San Francisco c'è questo ragazzino molto basso di statura che non arriva quasi al podio, ma che parla e presenta la sua attività come RDF advisor nel progetto Creative Commons e spiega come ha risolto il problema, come usando
JavaScript per l'HTML XML ha creato un'applicazione che associa il tipo di licenza all'opera digitale che voi vedete sul web. Tanto che se adesso andate su Google, fate una ricerca delle immagini e nelle opzioni avanzate scrivete condizioni di utilizzo, c'è la voce licenze Creative Commons. Vi recupera solo le foto che voi potete usare con licenza Creative Commons. Quello l'ha fatto Aaron Swartz e inizia a collaborare con Lessig perché Creative Commons gli dava l'idea di libertà, no? L'idea di liberare la conoscenza e i contenuti. E il rapporto con Lessig, lo trovate nella parte centrale del mio libro che sto scorrendo, è per lui fondamentale. Lessig lo porta davanti alla Corte Suprema, dove c'era una causa importante, gli spiega che nella vita è importante l'attivismo. La vita gli cambia 3 anni dopo. La sua idea di Reddit, dove viene unito a un primo team di programmatori, lo rende milionario. È il periodo in cui lui va nella Silicon Valley e odia l'ambiente della Silicon Valley. Si licenzia dopo qualche mese, dopo aver minacciato il suicidio anche. E lui aveva sviluppato Reddit e vive il momento delle cantine, dei laboratori della Silicon Valley di quegli anni. È il mondo che ha creato Facebook, Twitter, cioè i suoi coetanei. Immaginatevi un mondo dove tu avevi un'idea e alla sera, al party, c'era lì pronto un incubatore, un finanziatore a darti milioni di dollari per il tuo progetto, senza paura di fallimenti, anche se il progetto era assolutamente infondato, arrivano fiumi di milioni di dollari per finanziare i programmatori. E lui ha l'idea di Reddit. Lui ha l'idea di Reddit. Viene coinvolto dell'idea iniziale dei 3 fondatori per creare il codice che avrebbe dato vita alla comunità di commenti. Pensateci, Reddit, chi di voi lo conosce, se no vi faccio un breve assunto, ha molto in comune con Creative Commons e con la sua prima idea di un'enciclopedia, ad esempio. Reddit era l'idea di unire i commenti degli utenti attorno a discussioni quotidiane. E ancora oggi Reddit è un sito è tra i primi 10 siti, se non sbaglio, più frequentati. Lui si unisce al progetto Reddit nel 2005 per creare il codice per migrare verso un linguaggio più efficace del codice originario e avviene tramite le startup. Succede un guaio. Reddit ha un successo clamoroso, ma lui è insoddisfatto. Lo descrive come il periodo più traumatico della sua vita. Lui dice: sono complice di una realtà che sta cambiando le persone. E quando Reddit viene venduto nel 2006 a Condé Nast, vi ricordate la multinazionale casa editrice di Wired, per quasi 30 milioni di dollari, dicono, lui entra in crisi, si deve trasferire a San Francisco, non riesce a fare la vita in azienda, si lamenta dell'ambiente societario, dice che è calato il livello di produttività, che è crollato, che è circondato da incapaci, viene licenziato. E qui c'è un passaggio molto, molto interessante, secondo me, che parla della sua crisi, e vi leggo questo passaggio. Mentre stavamo sviluppando Reddit, era abbastanza comune imbattersi in persone che ci riconoscevano e che si avvicinavano per salutarci. A titolo di battuta ci facevano notare come il nostro sito avesse letteralmente ucciso la loro produttività quotidiana. Lo controllavano 100 volte al giorno. Lui prima sorride, poi dice: cavoli, sto creando un sistema di gente che passa la giornata a guardare i gattini, a commentare. E vi ricordate il ruolo nella società che deve avere una persona per Swartz, no? È molto radicale su quel punto. Lui dice: sto creando persone effimere, vuote, che grazie alla mia creazione, no, al codice che gestisce i commenti, perdono tempo. Allora scappa da quella... è convinto di creare contenuti spazzatura, o meglio, di contribuire a far sorgere contenuti spazzatura. Le persone che mi salutano per strada passano il tempo a parlare di foto, di tramonti e di barzellette. Io non voglio fare il programmatore in una società di questo tipo. Sto contribuendo alla creazione di piattaforme spazzatura, di nazioni di ignoranti. Allora dice: come mai le startup che stanno
nascendo nella Silicon Valley adesso, pensate a Facebook, a Twitter, devono contribuire a questa evoluzione negativa? Dove ci porterà questo dilagare di un'idiozia online fatta di foto di gattini e di contenuti con sintassi scadente? La tecnologia ci dovrebbe permettere di risolvere questi problemi, non di crearli. Ma evidentemente non lo sta facendo. Le startup dell'epoca stanno prendendo una direzione che io non voglio. Gli liquidano i milioni di dollari di Reddit, scappa dalla Silicon Valley e comincia la sua vita da attivista. Inizia a sognare una biblioteca aperta e parte con un progetto che si chiama Open Library per creare l'idea della biblioteca di Babele, avete presente, libera per tutti, ogni libro esistente messo online, e quindi si occupa innanzitutto di contenuti, comincia a collaborare con Wikipedia, anche se con Wikipedia sarà un amore-odio, vedremo, e il suo primo progetto si chiama Open Library, mettere in linea tutti i libri esistenti al mondo, consultabili, con delle schede, ordinabili, vedere la biblioteca, la libreria più vicina, la biblioteca più vicina dove ci sono. E una nuova crisi, la vita di Aaron Swartz in 26 anni è una vita di costante crisi, no? Che però lo portano a nuovi progetti. Entra a un certo punto in crisi come programmatore. Non voglio più fare il programmatore, voglio fare un salto di qualità. Voglio, il programmare è diventato un mestiere, voglio cambiare il mondo. Voglio entrare in politica, voglio lottare per la trasparenza, voglio combattere la corruzione che c'è in politica. E scrive un post che non ve lo leggo, ve lo lascio da leggere, l'apologia del non programmatore. Lui dice di aver rinunciato, cioè pensate, uno dei più grandi programmatori al mondo in quel momento, dice, è vero, mi riconoscono un professionista di grande talento, ma voglio fare l'attivista politico. Quali sono le cose che riesco a far meglio nella mia vita? Cosa vorrei fare in futuro? Non mi vedo come un programmatore, non mi vedo nel coding o altro, ma voglio cambiare la società. Voglio capire dove investire le mie competenze, conoscenza, competenza, condivisione. Voglio vivere la mia vita in maniera responsabile, voglio usare queste mie grandi competenze per migliorare la società. E allora inizia, pensate, cambia anche carattere, passa le giornate a incontrare le persone, a creare network anche online e si avvicina al mondo della politica. Cerca di sensibilizzare tutti quanti sui temi del codice libero, dell'open access, della prevenzione della corruzione in politica, della trasparenza e soprattutto del liberare tutti i documenti di proprietà dello Stato. I prodotti della ricerca, gli articoli scientifici devono essere liberi. E qui comincia la seconda parte del mio libro. La parte dell'attivismo ve la salto perché ho elencato i progetti, però ve li potete guardare. Un progetto che si chiama watchdog.net per tenere sotto controllo chi si candida in politica, facendo dei background check, condividendo i dati, quindi trasparenza dei candidati. Il Guerriglia Open Access Manifesto, manifesto sulla produzione scientifica libera. Qui il problema, sapete qual è stato? Che ha usato questo termine guerriglia, che se ci pensate, quando sarà indagato dall'FBI, guerriglia non è un termine dal punto di vista giuridico da usare, cioè non ci scherzano tanto l'FBI, i Secret Service col termine guerriglia, e dopo gli fu contestato. Era semplicemente un manifesto che invitava a rendere pubblico il prodotto della cultura nelle varie biblioteche. Invitava i bibliotecari a scansionare gli articoli delle riviste scientifiche e a renderli pubblici in rete. Il Guerriglia Open Access Manifesto ve l'ho tradotto nel libro, lo trovate tradotto in italiano, ed è probabilmente il manifesto più famoso. Il suo attivismo continua nel tentativo di liberare i contenuti dei tribunali, il diritto, nel sistema nordamericano denominato PACER. Il suo attivismo continua nella mobilitazione politica online, lancia delle campagne contro progetti di legge e blocca progetti di legge sul copyright, allora tutto via internet, usando il suo software e i suoi siti.
Ecco, questo forse vi interessa un po' di più, non so se lo sapete, ma Aaron Swartz aveva la passione per la semplificazione degli editor e del markdown, e quindi lui inizia a studiare i linguaggi di markup e di marcatura dei testi. Lavora con John Gruber su markdown. Vi ricordate che vi ho detto che era il periodo in cui nascevano i primi blog? Aaron Swartz dice: perché non forniamo a chi vuol creare un blog un linguaggio semplicissimo per fare i suoi siti, ma che al contempo ci fornisca quella interoperabilità e marcatura dei testi che può essere utilizzata dai motori di ricerca? E quindi vuole consentire a tutte le persone di scrivere utilizzando un formato di testo semplice di facile lettura, che si potesse convertire senza problemi in XHTML o HTML e con un'architettura valida. Comincia a lavorare, vedete, su markup, RTF, Wikitext, di cui trova le debolezze, e annuncia il suo obiettivo, l'idea di consentire i weblog per tutti. Se ci pensate, la possibilità di dare a tutta l'umanità di creare un blog, allora era il periodo dei blog, in maniera, dal punto di vista informatico, solida, interoperabile, era per lui fondamentale. Quindi sappiate che lavora su questo linguaggio, scrive HTML to text, che era un programma per convertire HTML in formato markdown, e insieme a Gruber, cioè pensate, lavorano in due, ma fanno questa cosa. Un altro suo interesse è Tor. Aaron Swartz è famoso per aver contribuito a Tor to Web, ossia la possibilità di accedere alla rete Tor. Sapete, Tor, progetto nato dalla Marina Militare Americana e pensato per navigare in maniera anonima, la più anonima possibile. Lui lavorò su Tor. Tor, secondo lui, era lo strumento migliore per l'umanità per condividere contenuti in assoluta sicurezza, cioè per proteggere soprattutto attivisti o condivisione sicura. Adesso Tor to Web, non so se lo sapete, è ancora utilizzato. Ad esempio il progetto Global Leaks, che è un sistema di whistleblowing, di segnalazione anonima, usa ancora il lavoro di Aaron Swartz. Quindi vedete, Aaron ha toccato tantissimi aspetti ancora attuali. Poi l'ultima parte di lavoro, l'ultima parte della sua vita, Aaron ha programmato per tutelare i whistleblower, quei soggetti che all'interno di un'organizzazione o all'esterno segnalano illeciti, e ha creato SecureDrop, sistema oggi usato in molte redazioni, un'architettura complicatissima usata dal New York Times, dal Washington Post, per segnalazioni anonime in maniera sicura. Quindi vedete, e ho chiuso la parte dell'attivismo e adesso vi rubo ancora un quarto d'ora sulla parte giudiziaria, poi ho terminato. Vedete come la sua attività di programmatore, di hacker, è vero che lui era partiva con un progetto nuovo ogni giorno, ma trovate un fil rouge, no? L'anonimato, l'organizzazione delle informazioni era una sua ossessione, il markdown, l'RSS, ma anche la libertà, la trasparenza. Ovviamente queste sue attività a un certo punto entrano in conflitto con il mondo giudiziario americano, ed entra in conflitto due volte. La prima volta è quando approfitta di un periodo gratuito di fruizione di un archivio di un tribunale, perché gli archivi dei tribunali negli Stati Uniti vi mettono a disposizione i contenuti, ma dovete pagare 60 centesimi a pagina che stampate, no? Lui approfitta di un periodo di prova gratuito per scaricare milioni di documenti dal sistema Pacer dei tribunali americani, scarica milioni di documenti e li dà a un suo amico che ha un sito web che li mette online. Ora, l'FBI non lo accusa in questo caso, ma apre un'indagine su di lui, anche perché il New York Times, uscirà un articolo sul New York Times che dice: due attivisti, tra cui Aaron Swartz, hanno scaricato milioni di documenti dai tribunali per metterli online. Ora, non gli hanno contestato l'accesso abusivo al sistema, perché lui ha sfruttato i cookies di un dipendente della biblioteca che aveva lasciato all'interno del browser, e quindi si è collegato praticamente con l'identità di un bibliotecario che aveva lasciato il computer aperto e ha scaricato l'impossibile, se ne sono accorti ovviamente, ed ha fatto questa cosa, no, un po' alla Robin Hood,
prendo dall'archivio dei tribunali, perché secondo lui i cittadini hanno diritto di conoscere il diritto. Se voi cittadini non conoscete il diritto, non c'è democrazia, no? E lo metto su un sito che diffonde informazioni. Gli va bene, l'FBI non lo arresta, non lo condanna, non gli apre un processo, ma gli va male perché entra nel radar dell'FBI, diventa negli Stati Uniti uno degli hacker più, si direbbe, attenzionati oggi, no? Cioè più, come posso dirvi, più controllati. E qui vi ho messo tutta la storia di questo primo azione che fa del sistema Pacer, che la trovate, qui ho recuperato tutti gli atti giudiziari del processo, li ho scritti in termini semplici, però se avete curiosità trovate quello che hanno combinato lui e Karl Malamud, che era questo attivista. Ve la dico in un altro termine: volevano liberare il diritto di tutti gli Stati Uniti, tutti gli archivi dei tribunali, perché secondo loro era diritto per i cittadini di conoscere il diritto. Hanno scaricato 19.856.160 pagine, poi messe in linea, cioè una vera e propria emorragia, diciamo, del, come posso dirvi, del sistema americano. La seconda volta gli va peggio. Fa la stessa cosa, in parte, all'MIT. Allora, io vi ho detto che Aaron Swartz non aveva studiato, non aveva titoli di studio, ma quando diventa uno dei più famosi programmatori al mondo, tutte le grandi università lo vorrebbero. Lui sceglie l'MIT, vi ricordate? L'università degli hacker, dicevamo, e va lì a lavorare. Scopre che può accedere a JSTOR, il più grande archivio di articoli scientifici al mondo, a pagamento. Cioè, per accedere a un articolo scientifico devi pagare $20, $30. Anche le università devono pagare, nonostante già paghino il servizio. È una cosa che lui non può vedere. Scopre che in uno sgabuzzino dell'MIT ci sono degli switch della rete cui può collegare un computer e un hard disk che ogni tanto va a cambiare, e comincia a scaricare milioni di articoli. Ovviamente JSTOR se ne accorgono, perché pensate che arriva a scaricare, cioè scarica 100.000 articoli alla volta, per dire, no? Cioè il sistema va giù, perché JSTOR è un sistema che serve a tutto il mondo. Iniziano le indagini. Ecco, questa volta le indagini coinvolgono la polizia interna dell'MIT, perché molti campus hanno una polizia interna, la polizia locale e l'FBI, perché è un reato federale. L'università è vista come infrastruttura critica. Si muove la grande macchina giudiziaria americana. Nello sgabuzzino che lui usa per scaricare c'è una telecamera, lo aspettano, lo arrestano e comincia una vicenda processuale dove lui viene preso ad esempio. Vi ricordate che l'FBI già ce l'aveva con lui, perché non erano riusciti a incriminarlo prima? E niente, immaginatevi i più grandi procuratori e il governo statunitense che lo processano e gli prospettano fino a 80 anni di reclusione e cominciano a negoziare con lui perché si renda colpevole, si dichiari colpevole. E la cosa più assurda è che JSTOR, che è il soggetto cui lui ha rubato i dati, non lo vuole perseguire, si tira fuori dalla causa. Dice: no, per me è sufficiente che Aaron ci restituisca i milioni di articoli che ha scaricato, non li aveva ancora fatti circolare, e noi siamo a posto. L'MIT assume una posizione un po' strana, agevola le investigazioni, anche con la polizia interna, tanto che questa cosa fa scandalo, l'università degli hacker che sta dalla parte del governo, e pensate che ci sarà un'inchiesta interna dell'MIT dopo il suo suicidio per valutare se l'università ha contribuito al suicidio di Swartz. Invece i procuratori e i servizi segreti vanno dritti e lo vogliono farne un esempio. Inizia una trattativa con la procura dice: guarda, ti diamo anche pochi anni di reclusione, anche pochi mesi, 3 mesi, non 80 anni, ma tu ti dichiari pubblicamente colpevole di accesso abusivo, violazione dei sistemi, di reati informatici. Ora, negli Stati Uniti, se uno viene condannato per reati informatici, non può più fare la carriera pubblica, non può più avere posti governativi. E lui dice: io tutte le volte che passavo a Washington davanti alla Casa Bianca, dicevo, io un giorno sarò lì, diceva, sarò lì per sistemare la società, la trasparenza, l'anticorruzione.
lui non vuole negoziare con la procura neanche per una condanna a 60 giorni e magari 2 anni di non toccare il computer. Sapete che in molti casi negli Stati Uniti anche con gli hacker fanno così. Non ne vuole sapere. I familiari cercano magari di convincerlo. Cioè, voglio dire, se ci pensate, dopo 6 mesi di galera, un anno di galera, uno ha una vita davanti, lui non apre neanche una... lui non è colpevole. Non ha fatto una cosa per cui si ritiene colpevole. E qui vi ho ripercorso tutta la vicenda del suo arresto, il controverso ruolo del MIT, se l'Università degli Hacker abbia contribuito in qualche modo al suicidio di Aaron Swartz, perché Aaron Swartz, 3 mesi prima dell'udienza, della prima udienza fissata, per un paio d'anni l'hanno tenuto in caldo, interrogandolo, negoziando, poi si avvicina al processo, si toglie la vita. Non è in grado, non riesce a sostenere la vicenda processuale. E, vi ho messo le strategie processuali dell'accusa, che vi dicevo, e quindi la ritrovate, diciamo, descritta nel dettaglio, e vi ho messo il suicidio e le polemiche. 11 gennaio 2013, la sua fidanzata rientra in casa, lo trova impiccato, non ha lasciato nessuna lettera né messaggio, cominciano tutte le varie ipotesi. Io, visto che Aaron Swartz l'ho conosciuto in 3 occasioni, avevamo tanti amici in comune, non ho indagato, mi sembrava brutto indagare sul motivo del suicidio di una persona, era proprio tipo no, andare nelle disgrazie altrui. Ho preferito concentrarmi sulle polemiche politiche e sociali nel mondo degli hacker, nel mondo dei programmatori, che ha portato il suicidio di una persona, insomma, così importante, per cui l'ultima parte del libro, che ve la lascio da leggere per le vostre considerazioni, l'ho voluta chiamare proprio l'eredità che ci ha lasciato Aaron Swartz. Cioè, oggi, e siamo nel 2024, io questo libro l'ho scritto nel 2022, che cosa ci ha lasciato una storia di questo tipo? Posto che se fate 2 calcoli di anni, Aaron Swartz non ha visto gli ultimi 10 anni, 12 anni nostri, cioè non ha visto l'avvento degli smartphone. Sapete che l'iPhone ha compiuto 10 anni qualche anno fa, non ha visto le piattaforme, non ha visto la profilazione. Sapete che non è riuscito neanche a vedere per pochi mesi il Datagate, Snowden, la società della sorveglianza. Quindi a volte l'ultima parte del libro io ho pensato, che eredità ci ha lasciato Aaron con la sua vita e la sua attività, e come vedrebbe il mondo di oggi. Cioè, se Aaron vivesse oggi con gli smartphone, con i social, con le persone nella loro solitudine, no? Perse nelle piattaforme, nei contenuti, con Instagram che non aveva potuto conoscere, con i podcast che ancora non aveva visto, ma anche con il monopolio dell'intelligenza artificiale, pensate. E quindi ho cercato, allora sono molto difficili, no, queste previsioni, perché ho cercato di immaginarmi Aaron Swartz oggi e l'eredità che ha lasciato. E secondo me, voi che vi occupate di Linux, di software libero, avete tantissimi punti di contatto con la vita di Aaron Swartz e quello che ha fatto. Questo è il motivo per cui io ho voluto dedicare un ultimo capitolo, che è l'ultimo che vi faccio vedere, alla libertà del codice, della scienza e della cultura. Forse il più grande insegnamento che ci lascia Aaron è l'innegabile influenza che ha avuto su di lui Richard Stallman e il movimento del software libero, ma anche la frequentazione di Berners-Lee, perché erano tutti un po' collegati, no, questi studiosi, e Creative Commons è legato a Stallman e al software libero, per cui secondo me l'idea di libertà del codice e di libertà per Aaron era un po' più ampia, non era libertà del codice, era libertà del contenuto in generale, della cultura delle persone, è molto legato all'open access, al software, alla libertà del codice. E quindi c'è una sorta di filo rosso che lega le vostre attività, anche se siete di una generazione che magari è nata dopo Swartz o è nata con Swartz. C'è questo legame che è rimasto, per cui Aaron Swartz è ancora un punto di riferimento anche per
tutti gli sviluppatori di software libero, perché è appassionato, come diceva prima la collega che ha parlato, che vede il software libero come un problema di libertà innanzitutto, di diritti, no? Di diritti fondamentali, e poi come prodotto. Infine Swartz ha aperto un dibattito se la normativa sui crimini informatici negli Stati Uniti non sia troppo violenta, nata in un contesto dove, vi ricordate, The Mentor diceva, hanno paura di noi perché siamo più intelligenti di loro, che non sia una normativa dove il sistema politico ha paura perché non capisce queste cose, allora prevede delle sanzioni altissime. Il fatto che un ragazzino come Aaron possa essere minacciato e rischiare 80 anni o 90 anni di reclusione perché la normativa statunitense sui crimini informatici è pensata per equiparare i terroristi, cioè chi fa hacking di una biblioteca o di una banca dati per diffondere cultura a un attacco terroristico, a, come posso dirvi, a un'infrastruttura critica. E questo è, secondo me, molto molto importante. Con la premessa vi dicevo che però Aaron non ha vissuto poi Assange e Wikileaks, solo agli inizi l'ha vissuto, non ha visto Snowden e quello che è successo col Datagate, e non ha visto l'evoluzione tecnologica degli ultimi 12 anni. Nella parte finale del libro, non dico perché l'ho fatto io, ma perché ci ho lavorato tanto, trovate la bibliografia più completa che voi possiate avere su Aaron Swartz, con tutte le fonti che ho consultato, quasi tutte fonti open, ci sono tipo 20 pagine, vedete, di riferimenti bibliografici, oltre a le note per ogni capitolo, ma anche documentari, film, filmati storici dove magari Aaron lo vedete di persona. E una cosa che vi consiglio, ancora prima di leggere il mio libro, è di, e torno da voi che ho finito, mezzogiorno, sono puntualissimo come uno svizzero a mezzogiorno, guardatevi prima su YouTube com'era lui, cioè guardate, come posso dirvi, come persona. Io ho avuto la fortuna, non so se qualcuno di voi l'ha incontrato, io l'ho incontrato 3 o 4 volte. Tra l'altro il Guerrilla Open Access Manifesto è stato fatto in Italia, l'ho scritto in Italia, pensate, in un eremo, e pensate l'importanza prima di conoscere la persona e poi dell'eredità che ci ha lasciato. E se avete modo di qui a prima dell'estate di leggere, è un libro piuttosto, cioè sono quasi 250 pagine, se avete voglia di leggere il mio libro e poi mi scrivete e insomma ne parliamo quando l'avete letto, perché perdonatevi la battuta, no? Ma per noi che scriviamo un libro è bello anche parlare con i nostri lettori dopo che l'hanno letto con attenzione. Voi, so che qualcuno di voi l'ha iniziato e l'ha letto, e se volete, però se quando avrete letto il libro, anche subito dopo l'estate, ci vogliamo rincontrare un attimo e mi date la vostra impressione, ne parliamo, io ci sono con molto piacere. Intanto, secondo me, i miei studenti di 20 anni, come immaginate, è una storia che li motiva, è motivazionale a un livello molto importante, cioè un ragazzino che dà la vita con quelle capacità che ha per cambiare il mondo, e soprattutto magari in un mondo come oggi molto effimero, no? Può essere un punto di riferimento importante per capire che con il codice si può cambiare il mondo, si può cambiare il mondo, e che dipende da come ci comportiamo. E questo, secondo me, nell'era dell'intelligenza artificiale, dove molti programmatori, anche nella Silicon Valley, stanno programmando cose che poi vanno a uccidere le persone, se ci pensate, e il ritorno dell'etica, dell'attenzione anche alla programmazione, Aaron Swartz è, secondo me, un esempio interessante. E stavo leggendo i commenti in chat, sono io che vi devo ringraziare per avermi permesso di passare il sabato mattina con voi a discutere di queste cose, insomma. Però mia moglie non ha ancora urlato per il pranzo, noi siamo emiliani, non so se lo sapete, per noi il pranzo è sacro, quindi se sentite un urlo di mia moglie e vi devo scappare a mangiare, scusatemi, però ancora una mezz'oretta di tempo penso di averla, perché non sento il profumo del cibo del sabato, quindi ascolterei volentieri le vostre osservazioni, e se avete qualche domanda o qualche curiosità che ho sintetizzato troppo, insomma, non fatevi problemi a domandare. Ok, vi ringrazio molto e grazie a Len per avermi creato il gancio e avermi messo in contatto con loro. No, intanto andiamo a ringraziamenti a catena, ringraziamo
David, il Jetlug, Marco e quanti ci hanno dato questa possibilità. Mentre tu parlavi a Raffica, io ho tentato di riassumere tutti i link che ci siamo condivisi e anche quello che hai detto cercate di. Quindi su questo documento qua, il link ve l'ho messo praticamente l'ultimo, quello che va in https://share.pnlug.it, questo è il cloud, quindi è il nostro computer di PNLug. Da qui potete scaricare il documento che vi sto condividendo. Dentro ci sono tutti i link che sono stati citati nella conferenza. La cattedrale Bazar non l'avevo citato, ma l'ho messo perché è praticamente la filosofia di quello che si parlava proprio all'inizio con Bruce Perels e company. E come ultimi, quando Giovanni ha concluso il suo intervento adesso, citando andatevi a vedere o leggetevi il libro, vi ho messo il link, eccolo qua, aggiustare il mondo per scaricarvi il libro. Poi ci sono due belle pilloline, io le ho messe entrambe, di Web Side Story, che è una trasmissione di RaiPlay. Ci sono un sacco di piattaforme a pagamento, giuro la Rai non mi ha pagato anche perché non conosco nessuno che lavora in Rai, ma RaiPlay è spettacolare da questo punto di vista. Qua a volte vi chiede il login, ma ne vale la pena tutta la vita, è gratuito, poi già paghiamo l'abbonamento. Paghiamo il canone. Ci sono due pilloline di 7-8 minuti. Una è su Aaron Schwartz. Non mi riesce, io ho studiato in tedesco a scuola e mi viene Schwartz, scusa Giovanni. Va benissimo ugualmente, va benissimo. Sì, sì, certo. Anche se ci vorrebbe l'H che qua non c'è, ma non importa. E poi c'è un'altra pillolina sempre di Website Story su Tim Berners-Lee. Questa è proprio la prima puntata che hanno fatto di quella trasmissione lì. Poi ci sono alcuni link, io prediligo sempre PeerTube, ma vi ho messo anche quello in YouTube. E il film Il figlio di Internet. Allora, il primo è su PeerTube, è stato doppiato in italiano da Rai Storia. Il secondo è su YouTube, a volte viene rimosso per problemi di diritti Rai. Il terzo è su Archive, è il sito originale del film The Internet Soundboy, The Story of Aaron Schwartz, che poi è stato ridoppiato, come vi dicevo, da Rai Storia. È un film di 1 ora e un quarto. E se leggete il libro e poi vedete il film, o se vedete il film e leggete il libro, collimano a vicenda, sono spettacolari e ve li consiglio tutta la vita. Poi vi ho messo anche i due film, il film Revolution OS, la storia di cui vi parlavo all'inizio, e il secondo Revolution OS 2 di Arturo Di Corrito, che è la storia di cui parlavamo all'inizio. Credo che ho messo tutto, se c'è ancora qualcosa da linkare lo aggiorno e l'ho trovato in condivisione. Se qualcuno dovesse anche già aver scaricato il documento mentre lo stavo compilando, vi invito a fare il refresh, a riscaricarlo, perché nel frattempo ho inserito altre cosine, sempre attinenti a ciò che abbiamo detto qua. Io mi fermo, anch'io, la moglie, noi non siamo emiliani, siamo friulani, ma a mezzogiorno e mezzo scatta, quindi appena arriva il profumo, sento... odori ancora no, profumi ancora no, ma sento la cucina che si sta muovendo, quindi credo che anche per noi sarà imminente. Ecco. Lascio la parola a voi o ai due, a Davide, a Marco, se vogliono dire qualcosa, o a tutti quanti. Ho visto che qualcuno ha anche acceso lo schermo, quindi ci fermiamo. Questo documento dove lo trovo? Ecco, il link è sempre lì, al limite lo mettiamo alla fine, eccetera, eccetera. Ok. A voi la parola. Sì, tra l'altro io a Lene ero curioso di sapere se qualcuno di loro aveva incrociato nella vita Aaron Schwartz, sia o di persona, ma anche per le cose che aveva fatto, o se era un nome magari completamente nuovo, o se avevano avuto o usato i suoi software, la sua conoscevano la sua attività, perché quei 10 anni che vi dicevo che sono passati dalla morte a oggi, quei 12 anni sono un'intera generazione, se ci pensate, quindi è molto probabile che in molti casi non sia persona nota.
Ti racconto un aneddoto, intanto che aspettiamo se qualcuno vuole intervenire. Un paio d'anni fa io ho agganciato direttamente Richard Solman per portarlo a Pordenone, si era detto disponibile, ma avremmo dovuto cambiare il nome del Lug in GNU PN Lug o qualcosa di simile, ma PN Linux User Group senza GNU non funziona, quindi no, ho tutte le mail perché fanno simpatia. Sì, lui è un radicale da quel punto, come ti dicevo, assolutamente. I rapporti tra lui e Linus Torvalds, lui, io penso che Richard Stallman, detto tra noi, che poi tra l'altro arrivò, correggimi se sbaglio, riuscì poi a sviluppare un kernel un po' più avanti, diciamo, o aveva un progetto quasi finito di un kernel anche lui, ma il fatto che lui creò l'intero guscio, tra cui l'editor, che come possa, cioè, se pensate è fondamentale, ma esatto, ma il kernel, cioè lui ha sempre vissuto questa cosa come un, come Linux diventato più visibile commercialmente come termine, anche perché è più facile da dire, ma GNU fosse comunque una componente essenziale, cioè non possa esistere Linux senza il lavoro del GNU che ha fatto lui, e quindi questa in cosa realtà sì, la sua missione praticamente. Esatto, allora adesso si parla tanto che vorremmo vedere come si chiamano i due tizi, vabbè, il signor Tesla e il signor Facebook, no? Che ogni tanto nei social vengono, si devono, li dobbiamo mettere in un ring. Noi informatici appassionati dell'open source avremmo sempre voluto vedere nel ring Stallman e Torvalds, sarebbe stato molto divertente da questo punto di vista. E io credo che ci sia un po' di frustrazione quello che dicevi tu, perché scusate, Stallman aveva tutta la teoria insieme all'open source iniziative eccetera, stava sviluppando il kernel ma non ne saltava fuori, e mentre lui non ne saltava fuori con il suo kernel è arrivato Linux oltreoceano, a prima con Minix eccetera eccetera, quindi ha preso e l'ha buttato lì, e adesso la dico male, sono molto veloce, ma l'ha buttato lì perché lui non ne saltava fuori con il suo kernel GNU. Ecco, lui lo stava sviluppando, poi ha trovato lo studentello, esatto. Come sai, non potevano usare il kernel di Unix perché Unix aveva... Esatto. E non esisteva un kernel simile a Unix, libero, e lo sviluppo da zero, soprattutto fatto da volontari, era un percorso molto molto complicato. E quindi, ovviamente, quando arrivò la notizia dall'Europa che era disponibile quel progetto, che nacque, se non ricordo male, Alain, come un compito, un progetto studentesco di Torvalds, praticamente, quando era studente, partì da un software di un suo professore, questa incorporazione ha visto poi prevalere il termine Linux a livello commerciale, perché è più facile da dire, è più rapido, richiama il nome di Linux, ma Stallman ci teneva sempre a precisare che è GNU Linux, perché è stata la fusione di due iniziative, quindi anche come io quando l'ho invitato alle mie conferenze nel programma sono sempre stato attentissimo a scrivere sempre GNU Linux, ed è un trauma che mi porto dietro da 25 anni, io ormai dico sempre GNU Linux proprio per evitare diciamo problemi. Tanto non so se lo sapete, c'è stata anche la guerra delle distribuzioni, perché per i diciamo i radicali un po' del software libero soltanto alcune distribuzioni richiamano esattamente i principi del software libero originario e vengono consigliate come distribuzioni che ad esempio non contengono pacchetti di software open source commerciale, anche se open source, e quindi c'è anche un po' una lotta tra distribuzioni oltre che tra... Ma però sapete anche che i geni informatici sono molto spesso delle prime donne, no, tendenzialmente, quindi è anche comprensibile che, cioè, se sono diventati dei geni informatici hanno delle caratteristiche anche caratteriali che sono molto peculiari, quindi bisogna essere un po' pazienti, diciamo, da questo punto di vista. Allora, la scheda che vi sto facendo vedere, vediamo se va un po' a fuoco, non so se la vedete al contrario voi, ma vabbè. E questa è la scheda USB che mi è arrivata la prima iscrizione alla Free Software Foundation negli Stati Uniti. Io adesso sono iscritto alla FSFE, quella in Europa. Qua dentro c'è la distribuzione Trisquel Linux. Okay? Qua dentro non c'è un driver proprietario che sia uno.
quindi il PC ti dà a traguardo, insomma, ecco, tanto per tanto per essere la distro esiste ancora. Come vedete, Inside GNU Linux, Free Software, eccetera, eccetera. Questa è una di quelle. Sì, c'è un intervento. Teorie... Vedevo Mo, okay. Mo che vuole, aveva un intervento, se non sbaglio. Prego. Grazie. Vai, Mo. Se mi permettete, sì. Prima il professore ha detto che al tempo di Aaron Schwartz il sistema politico non capiva molto bene e aveva paura. E cosa ne pensa del sistema politico di oggi? Se ha sempre paura e se non investe per difendersi dagli attacchi, non so come si dice. Volevo fare una seconda domanda. Negli studenti quante donne ci sono? Perché ha detto che nella storia le donne che facevano informatica erano diverse. Volevo sapere se tra i suoi studenti ci sono diverse ragazze. Voglio chiedere un'altra cosa a Luke di Arona, se la prossima volta può invitare il professore a parlarci di intelligenza artificiale. La ringrazio. No, allora grazie a lei. Dunque, il sistema politico non è cambiato niente in politica. Oggi abbiamo una classe politica molto anziana. Gli indici dell'Unione Europea dicono che un politico su due in Europa non ha la minima competenza informatica di base. Sperano che arrivino all'85% entro il 2030 e lo vediamo nelle pene altissime che sono previste anche in Italia, ad esempio, per i reati di accesso abusivo, alla richiesta di nuovi reati informatici. Quindi la situazione non è cambiata. L'informatica è sempre qualcosa che fa paura perché i politici non la conoscono tendenzialmente. E adesso con l'intelligenza artificiale la situazione sta ancora cambiando. Non mi ricordo il mio riferimento alle donne, però rispondo molto volentieri. Io, come potete immaginare, ho molte più studentesse donne di studenti. Da tempo nelle facoltà umanistiche, ma anche a giurisprudenza, c'è stato il sorpasso. Quindi io ho a che fare soprattutto anche sui temi di informatica con ragazze. A informatica, dove ho un insegnamento da 5 anni, informatica stanno aumentando tantissimo. Cioè, nella mia classe ho ovviamente la metà o metà quasi di ragazzi, però anche lì stanno raggiungendo un po' la parità. Quindi, per fortuna, oggi il discorso per gli studenti è di questo tipo. Abbiamo un altro problema, però. Invece le donne presenti ai vertici delle società informatiche e le donne che sviluppano oggi sistemi di intelligenza o programmano sono ancora sotto il 30%, in alcuni casi attorno al 16-18%. Quindi oggi gli algoritmi di intelligenza artificiale, i vertici delle società informatiche, il mondo dei programmatori è ancora per quasi il 70% maschile. Questo porta a tantissimi pregiudizi, all'inserimento di discriminazioni anche nei sistemi di intelligenza artificiale che vengono sviluppati, che è un grave problema che stiamo cercando di superare. Noi abbiamo delle linee di ricerca sull'informatica che discrimina. E perché? Perché è sviluppata da maschi bianchi tra i 30 e i 50 anni, collocati in due parti del mondo, che adesso hanno praticamente il monopolio dell'intero sistema informatico mondiale. E questo è una, come posso dirvi, sono dei pregiudizi che andremo probabilmente a scontare e a incrociare. E per l'invito, guardate, con molto piacere, ho solo bisogno di un po' di preavviso, perché ho una vita abbastanza impegnata, però se mi avvertite per tempo un incontro sull'intelligenza artificiale, adesso soprattutto che c'è il regolamento nuovo, avete visto che stanno arrivando al testo definitivo, lo possiamo fare senza problemi. Ho visto che Mo ha condiviso un sito, april.org, io non so il tedesco un pochino, inglese un po' di più, francese no, proprio allora. No. Allora, io abito in Italia, però lavoro, sono in pensione e faccio parte di quell'associazione che si chiama April,
che è l'Associazione francese di promozione e di difesa del software libero. Si arriva a un'associazione con più di 2000 aderenti e tutti i giorni io mi occupo di trascrizione. E se, per esempio, se quell'incontro di oggi fosse stato registrato, non lo so se è stato registrato, si potrebbe... Confermo, al momento funziona la registrazione, confermo. Si potrebbe fare la trascrizione in testo di tutto quello che è stato detto per le persone che non hanno potuto ascoltare, per le persone che hanno degli handicap come sorde, eccetera. E ho messo il... Sì, cioè, conosco bene anche le persone di Framasoft. E se volete guardare, se qualcuno capisce un po', cioè mastica un po' di francese, avevo questo che su Aaron Schwartz, perché una giornalista francese aveva scritto un libro su Aaron e aveva parlato in un'emissione che fa la nostra associazione. Chiudo perché non mi piace parlare di me di più di quello che faccio. Grazie Mo, io ti ho incollato Framasoft perché all'interno dei vari attivisti del Software Libero in Italia c'è Paolo Mauri, che è un piemontese e parla molto bene francese e ci ha fatto conoscere molti noi italiani. Lui è a nord-ovest Italia, io sono molto vicino tra l'Austria e la Slovenia, francese manco per sogno, però ci ha fatto vedere che i francesi sono molto fighi dal punto di vista del software libero, cioè c'è veramente il mondo. Il primo che mi è venuto sotto mano è Framasoft, piattaforma che io uso tantissimo e usiamo anche come Lug tantissimo, ci sono un sacco di risorse libere e non riesco a trovare adesso, ma ce l'ho da qualche parte, lo incollerò nel documento che vi sto condividendo. Ci sono anche i servizi liberi pagati, e questo noi in Italia ce lo scordiamo, finanziati, dal Ministero dell'Istruzione francese. C'è un sito apposta con tutti i servizi liberi. Adesso sì. Allora, uno degli... una delle persone che ha fondato Framasoft è Alexi Kaufmann, che è stato insegnante al liceo francese di Roma, poi ha lavorato anche al liceo francese di Firenze e penso che abbia fatto diverse cose in Italia. E adesso quel signore è al Ministero dell'Educazione francese e si occupa di software libero, di diffusione di un'informatica libera all'interno delle scuole francesi. E difatti, quando ha detto il professore che ha tanti ragazzi che non sanno niente di informatica o pochissimo, mi domando cosa si fa nelle scuole medie e nei licei. Cioè, quella materia, non viene insegnato niente. Non a caso, uno dei primi, c'è la bellissima suite di giochi, adesso aiutami tu Mo, anche se io mi chiamo Alain, di francese dicevo non so niente, Bruno Coudon o qualcosa di simile, un maestro francese che aveva fatto questa bellissima piattaforma di Je Compris, o J'ai compris, tradotto in italiano malamente, ecco, non so quanti di voi la conoscono, è una piattaforma. Io la usai molti anni fa per le lavagne digitali fatte a basso costo, un progetto di PNLUG e tanti altri, e per imparare a digitare con la tastiera, usare il mouse. La usammo anche negli asili per bambini di 3 anni per la gestione della penna nella lavagna digitale. C'è questa piattaforma di giochi liberi di questo maestro francese, ve lo rimando, J'ai compris o J'ai compris, come volete tradurlo, ed è bellissima, sempre dalla Francia, quindi chapeau, come si suol dire. Se qualcun altro vuole intervenire, Odile, scusami, vai Rob, se vai.
aggiungerei che April ha una newsletter e mi sembra anche un podcast per chi lo vuole ascoltare, se non ricordo male. Ok, grazie. Eccomi, volevo intervenire, prima di tutto ringraziare Giovanni per il libro che ha fatto. E, lo sto leggendo, lo trovo veramente molto interessante e volevo insomma ringraziarlo ancora per il lavoro che sta facendo e anche per la divulgazione su una figura che comunque, per quanto abbia avuto una vita veramente breve, cioè comunque ha avuto un forte impatto e è riuscito a toccare così tante cose in poco tempo che ha veramente dell'incredibile. Io penso che quando sentiamo storie del genere restiamo tutti un po' sconvolti e pensiamo alla nostra quotidianità invece quanto sia minuscola. E vabbè, niente, poi a parte questo volevo dire che volevo anche lanciare però un messaggio positivo che fortunatamente alcune battaglie, alcune cose che Aaron ha portato stanno andando avanti, come ad esempio, non so se conoscete il progetto Shayab, dove praticamente si cerca di condividere in maniera completamente open e gratuita tutti i testi scientifici. Adesso anche questo è una cosa un po' controversa, è sempre molto borderline, però so che alcune persone nell'ambito scientifico la usano e insomma dovrebbe essere forse la direzione verso cui dovremmo andare, cioè avere una società in cui la conoscenza sia condivisa e queste sono un po' le basi per cui insomma vale la pena forse combattere. Davide, se mi metti il link nella chat così lo inserisco. Sì, adesso ve lo aggiungo. E poi okay, per grazie. Il resto, se vogliamo organizzare nel futuro qualsiasi altro evento, qualsiasi altra cosa, a me farebbe assolutamente piacere, come penso avete sentito anche tutti gli altri partecipanti del LUG, e cioè sarebbe assolutamente un onore per noi poter fare altri eventi assieme con le tempistiche che volete. Noi siamo abbastanza flessibili per questo, l'ambiente l'avete visto, è questo, e niente, siamo contenti di poter continuare anche una collaborazione in questo senso. E niente, a parte questo spero che non sia troppo tardi per il pranzo e basta, io non so, non posso fare altro che ringraziare, questo è. Giovanni, non sei spento col microfono? Secondo me ha perso la linea. Eccomi, mi sentite adesso? Sì. Sono tornato. No, vi volevo dire, no, sono io che vi devo ringraziare. Noi giuristi adesso siamo presi molto con l'intelligenza artificiale, ma vi spiego per quale motivo. Nei giorni scorsi, come sapete, hanno annunciato che è finalmente pronto il testo in lingua inglese del primo regolamento sull'intelligenza artificiale al mondo che è nato in Europa. Cioè l'Europa si è data questo obiettivo di essere il primo luogo al mondo dove si crea un framework legale per l'intelligenza artificiale, posto che l'Europa non ha né l'intelligenza artificiale perché è sviluppata da Stati Uniti e Cina, ma abbiamo i dati degli europei. Noi adesso, io passerò i prossimi 2 mesi ad aspettare il testo in inglese corretto dagli ultimi errori, la traduzione in lingua italiana e poi presumibilmente verso giugno, al massimo settembre, in gazzetta ufficiale avremo il regolamento. Se volete che già cominciamo a pensare, anche unendo magari più lunga a questo punto, così più persone sono interessate, ci sono un commento, quando avremo il testo del regolamento a capire la regolamentazione giuridica dell'intelligenza artificiale, potrebbe secondo me essere molto molto interessante, perché è pur sempre un atto normativo, quindi va spiegato in maniera molto semplice. Quindi magari ci aggiorniamo subito dopo l'estate, a settembre, magari metà settembre, fine settembre. E se volete un bel commento, noi abbiamo partecipato ai lavori preparatori come Università di Milano del regolamento, quindi io l'ho visto fin dalle prime bozze, diciamo, quello con molto piacere, insomma, ci cominciamo a pensare, potete tranquillamente invitare anche altri Linux User Group, tanto se lo facciamo online, come immaginate non c'è limite, e quello se volete lo cominciamo a preparare volentieri. Mi fa sorridere, Giovanni, che quello che hai detto adesso lo dicesti a ottobre 2023 nel link che ho mandato di sì. Internet Libero Sicuro, e già quella volta dicesti guardate sta arrivando
AI Act, vediamo se siamo ancora work in progress. Tra un pochino così. Siamo a un anno e ci ha invitato al primo compleanno del tuo primo intervento. Sta arrivando. Speriamo che arrivi, dai. E vedevo chi chiedeva la parola, W, forse no. Chiedo scusa a tutti, sono Paoletto. E vi saluto tutti, devo scappare, è stato molto interessante e spero che Alain, come al solito, ci farà il solito mail riassuntiva con tutti quanti i link. Grazie a tutti e complimenti ancora a Giovanni. Grazie a te. Ciao Paolo. Ok, direi che a questo punto lascio la parola ai padroni di casa e se non c'è altro, qua c'è un sole bellissimo, tra un po' vado a farmi una corsa, direi, a questo punto, non so da voi in Italia com'è, qua si sta. Nuvolosetto. Sì, oggi è nuvoloso. Qua ci sono tutti i fiorellini gialli sul... Volevo andare a tagliare l'erba, ho detto no, oggi no, è troppo bello, lo lascio così. Ok, padroni di casa? Va bene. Anch'io ne approfitto anch'io per ringraziare per l'intervento sia Alain che Giovanni, è stato molto 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 interessante, mi unisco ai complimenti di Davide e di tutti gli altri. Dico solo una cosa, scusate, mi lego a quello che diceva il professor Giovanni, appunto che nell'università, quando ho avuto occasione, non c'erano PC portatili, quindi c'è molto, molto, molto uso e il consumo di smartphone. Quindi andrò a vedermi tutte le puntate che hanno fatto il PNLUG sui telefonini, eccetera. E è un po' che insisto anche per il nostro look qua di trovare a fare un qualcosa, ma non si riesce mai a incastrare bene la situazione. Beh, fa niente, ci siamo noi, dai, ecco. Adesso vi vedete quello e fate la fase 2. Noi 8 li abbiamo fatti, adesso dal 9 al 16 aspettiamo voi, perché no? Ti volevo dire una cosa, ho visto il primo, c'è scritto audio rifatto, cioè l'ultimo, sì. Sarebbe il primo rifatto? Allora, praticamente il primo era stato settato male, era in picco il microfono del relatore, quindi se ti vuoi vedere il primo che dura un'oretta circa con alcuni interventi di sala, ti vedi quello, io ci ho smadonnato una mezz'oretta per tentare di rendere l'audio udibile. Poi Davide si è rimesso a casa e ha fatto lo stesso intervento, ovviamente appurato dagli interventi di sala, certo. Quindi dura 25 minuti ed è un audio perfetto. Ecco. Okay. Diciamo che sono analoghi, perfetto. Assolutamente. Grazie tutti mille. Gli altri invece, a go. Grazie mille, grazie molto anche di tutto quello che avete fatto qui oggi e anche del libro del professor Giovanni. Grazie. Direi che è ora di andare a mangiare. Buon pranzo allora, grazie ancora per l'invito e dai, ci rivedremo presto, immagino. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti, grazie a tutti voi per il tempo dedicato e per le belle per l'esperienza. Facciamo come mi insegnava l'avvocato, il disclaimer, parlo anche magari con Rob che è in video, se nessuno ha problemi, a breve carichiamo il video. Nessun problema, va benissimo. Okay. Ciao, buona giornata e buon appetito. Ciao. Grazie a tutti. Grazie.